Confederations Cup 2013. Dallo stadio San Januario di Rio de Janeiro, Haiti-Italia, gara amichevole. Radiocronisti Riccardo Cucchi e Francesco Repice. Il regno del Vasco da Gama sarà il palcoscenico della gara amichevole tra Italia ed Haiti che tra qualche istante inizierà. Siamo al tramonto qui a Rio de Janeiro, sono le 15.40, quasi 15.45, l'orario d'inizio della partita è questo, 20.45 in Italia, ma il sole sta tramontando, il cielo è terso, luminoso, fa molto caldo, è autunno qui in Brasile, ma naturalmente le temperature sono paragonabili al giugno italiano, 26-27 gradi, con un buon tasso di umidità. Certamente anche queste condizioni climatiche, mentre le squadre stanno entrando in campo in questo momento, saranno un valido test per gli azzurri, che saranno evidentemente chiamati nell'affrontare il Messico, il Giappone ed il Brasile, gli avversari della Confederations Cup, anche a fronteggiare queste condizioni climatiche certamente non usuali. È una partita che potrà dare delle indicazioni importanti a Cesare Prandelli, che ha deciso di varare l'Italia che preferisce, vale a dire l'Italia con l'attacco a tre punte. Per 10 undicesimi la formazione di azzurra è diversa da quella che ha pareggiato a Praga contro la Repubblica Ceca nel match di qualificazione al prossimo mondiale, ma è ovvio che il nostro commissario tecnico, proprio a cominciare da questa partita amichevole contro Haiti, voglia in qualche modo sperimentare, gli azzurri sperimentare la possibilità di arrivare in Brasile il prossimo anno, dove siamo adesso, nel 2014, per il mondiale con questo modulo tattico. Le squadre sono schierate, sono diciamo spalle alla nostra tribuna, perché diciamo in modo inusuale anche qui c'è una particolarità e una differenza rispetto agli stadi italiani: la tribuna stampa della quale vi stiamo parlando è diciamo sole, fronte sole, mentre la tribuna centrale, quella dalla copertura, l'unica copertura presente all'interno di questo impianto, è evidentemente quella riservata alle autorità, per cui noi abbiamo la prospettiva delle squadre che ci volgono le spalle, e anche questo è un dato abbastanza inconsueto. Succede spesso in Sud America, l'esempio più eclatante è quello della Bombonera, è lo stadio del Boca Junior, la famosa formazione di Buenos Aires, degli Xeneses, dove ovviamente la tribuna centrale, la tribuna d'onore, è opposta alla tribuna stampa, e quindi anche le riprese per coloro poi la sera guardano la televisione sono opposte rispetto al racconto degli inviati. E tanto sta entrando una folla di bambini, di ragazzini, di giovani brasiliani, alcuni dei quali indossano anche la maglia azzurra della nostra nazionale, ma vediamo anche i colori delle maglie del campionato brasiliano, cioè un mescolamento di colori davvero suggestivo. Evidentemente hanno aperto i cancelli per consentire anche chi non aveva avuto la possibilità di acquistare il biglietto, e qui sappiamo le condizioni economiche non sono particolarmente come dire adatte ad affrontare anche una spesa minima come quella di un costo del biglietto, e quindi evidentemente si è deciso di far entrare il pubblico anche in maniera gratuita, e in questo modo si stanno riempiendo e colmando e colorando anche le tribune, che fino a qualche istante fa erano abbastanza vuote. È un segno di come i brasiliani in qualche modo stiano vivendo questa Confederation Cup, si avvicinano all'evento diciamo così con la calma che gli è propria, che è proverbiale di questo paese, poi diventeranno sicuramente molto calorosi al momento delle partite ufficiali. C'è l'inno haitiano che si diffonde nella sera di Rio de Janeiro, e non so se riusciremo a farvi ascoltare le note dell'inno haitiano, sono molto distanti gli altoparlanti dalla nostra postazione microfonica, ci proviamo però, grazie all'assistenza tecnica di Stefano Capogna e di Massimiliano Savino. È un po' basso, non ci riusciamo, ma grado lo sforzo, tra l'altro dobbiamo ringraziare i nostri colleghi, perché non è stato facile, ve lo garantiamo gentili radioascoltatori, installare la postazione per poter trasmettere in Italia, qui da Rio de Janeiro, la gara tra, ecco forse sentiamo un po' meglio gli effetti adesso in sottofondo, quindi potremo ascoltare in primo piano le note dell'inno nazionale, mentre i nostri giocatori si abbracciano e naturalmente si preparano a cantarlo. Sentite l'applauso del pubblico di Rio de Janeiro. Ricordiamo anche la formazione italiana: Siri, Gumaggio, Bonucci, Astori, De Sciglio, Aquilani, Candreva, Giaccherini, Cerci, Gilardino, Diamanti, l'inno italiano. Italiani che fanno il tipo per entrambe le nazionali, sì, sia quella italiana sia quella haitiana, hanno le maglie dei nostri club e le maglie dei club brasiliani.
ecco l'applauso, davvero molto variopinta e colorata la tribuna, diciamo un segno di omaggio al nostro calcio. Sono davvero tantissime le maglie azzurre, ma dobbiamo dire anche, come ricordava Francesco Repe, c'è molti club italiani che vengono ricordati insieme a quelli brasiliani, che naturalmente fanno la parte del padrone. Le sciarpe della Juventus, dell'Inter, le maglie della Roma, le maglie del Napoli, beh, ce ne sono veramente di tutti i colori. È tipico di questo paese l'attaccamento alla nostra terra. In fondo Italia e Brasile, seppur separate da un oceano, non sono così lontane. Allora ricordiamo ancora la formazione di Haiti: Montreal tra i pali, poi Arsenal, Franis, Abesca, Guerrier dietro, Costanta, Alexander, Herold e Maurice in mezzo, Saint e Luis in attacco. Un classico 4-4-2, quello scelto dal tecnico cubano Black Cantero per la formazione che oggi affronterà l'Italia. Ricordiamo anche il direttore di gara brasiliano Enrique D'Alema, come brasiliano sono i suoi assistenti Vieira e Fernando Bruno, che a dispetto diciamo del nome, come abbiamo ricordato, è una signora. Sì, una signora molto molto atletica da quello. Sì. Sì, cediamo la linea a Massimo Barchesi. Grazie a Massimo Barchesi, e noi torniamo a Rio de Janeiro per questa amichevole tra Haiti e Italia. Le voci sono quelle di Riccardo Cucchi e Francesco Repice. Sta per avere inizio il confronto Italia in completo azzurro, che attaccherà per quanto riguarda il primo tempo da sinistra verso destra, completo rosso per la formazione haitiana. Abbiamo osservato il quarto uomo, ovviamente indicato dalla FIFA, anche il quarto uomo è una signora, dunque sono due, diciamo così, le componenti di sesso femminile nella quaterna arbitrale per questa gara che è iniziata adesso. E vediamo gli azzurri in possesso della palla, visto un tocco di Aquilani e poi un lancio in profondità, la palla che arriva all'altezza del lato corto dell'area di rigore. Italia che prova il cross, arriva in corso e conclude in rete Giaccherini per il vantaggio della formazione italiana in meno di 20 secondi. Non sono trascorsi neanche 20 secondi dal fischio di avvio e Giaccherini ha portato in vantaggio la formazione azzurra. Italia 1 Haiti 0. Azione in linea con il lancio di Diamanti per De Sciglio sull'estrema corsia di sinistra, subito la sovrapposizione del terzino milanista, il pallone in mezzo, difesa centrale di Haiti a dir poco sfagata, è arrivato Giaccherini, un doppio controllo e poi da pochi passi è riuscito a posizionare alle spalle del portiere haitiano. Dopo 20 secondi siamo già 1-0, sconforto della difesa haitiana, si guardano tutti un po' così perplessi dopo quanto accaduto. È stato cercato di incoraggiarsi un pochino l'un l'altro. Haiti nel possesso della palla, abbiamo detto completo rosso per la formazione caraibica che attacca da destra verso sinistra. Vediamo un retropassaggio, la Senati in possesso della palla, adesso la Franese, uno dei due centrali della squadra allenata da Cantero, che prova a lanciare in profondità, la palla viene intercettata all'altezza della linea mediana da Saint, ancora Haiti in possesso del pallone nella zona mediana del campo, un retropassaggio per la Fanis, il quale prova a tenere basso il pallone, il fraseggio di Haiti, che viene tra l'altro sostenuto dagli Ola del pubblico presente nello stadio. C'è uno scatto adesso di Guerrier che prova ad entrare in area dal lato corto, poi all'altezza del fondo viene frenato dall'intervento che è stato effettuato su di lui da Maggio. La palla è finita fuori, ma non c'è stata deviazione azzurra. Guerrier, lo ricordiamo, è l'esterno della difesa della formazione di Haiti che ha realizzato il gol della gara vinta dalla Spagna per 2-1 a favore di Haiti. Diciamo che i ragazzi della favela di San Cristovao hanno preso nettamente le parti di Haiti, sebbene vestano maglie del nostro campionato. Il capitano della nostra nazionale è Alberto Gilardino stasera, che raggiunge, se non vado errato, Roberto Bettega nelle presenze. Intanto il calcio di rinvio affidato al portiere della formazione azzurra Sirigu, il quale effettua un lungo lancio con la palla che ricade nel cerchio di centrocampo, la perdono gli azzurri, la recuperano con Aquilani che viene affrontato, perde il duello. Haiti cerca di dare energia, agonismo alla sua partita, anche se vediamo qualche controllo incerto, qualche fondamentale sicuramente non da primissimo livello. Gli azzurri manovrano con Giaccherini nella loro metà campo, un intervento dell'arbitro che ferma gioco poiché ha visto un giocatore di Haiti a terra nel cerchio di centrocampo, quando però non era in possesso del pallone. Tra l'altro il giocatore di Haiti, diciamo così, è stato vittima di un intervento di Aquilani piuttosto rude. Aquilani si era un po' arrabbiato perché tu citavi i fondamentali non eccelsi a parte dei giocatori della nazionale haitiana, ma dal punto di vista fisico si fanno sentire, c'è stata questa piccola reazione di Aquilani, ne ha fatto le spese il centrocampista di Haiti che ora però si è rialzato. È fatto bene a sottolineare la prestanza fisica di questi giocatori, sono tutti veramente molto alti e ben piazzati, quindi evidentemente l'aspetto fisico è sicuramente la nota più importante per una formazione e per una federazione, quella di Haiti, che sta cercando una ricostruzione, come l'intero paese che come sappiamo è stato colpito dal durissimo terremoto del 2010. Questa sera si gioca anche per aiutare le popolazioni di Haiti, il numero verde lo ricordiamo 800 111
351-6666, lo potrete comporre per contribuire anche voi alla ricostruzione di Haiti. Mentre c'è un lancio di Giaccherini in area di rigore, la palla viene intercettata prima che potesse raggiungere Gelardino, e adesso c'è il disimpegno di Haiti, un po' faticoso, perdono la palla, Gelardino la recupera, prova al limite dell'area di rigore a girarla verso la porta avversaria, non ci riesce, Haiti faticosamente alla caccia del pallone. Vediamo il controllo di Alexander nel cerchio di centrocampo e poi il tentativo di costruire la manovra che parte dalla terza linea della squadra di Cantero. Gli azzurri sono ben disposti in campo, ricordiamo 4-3-3 per la formazione italiana, il modulo che Prandelli vorrebbe adottare in modo definitivo anche in vista del mondiale, ma non sempre gli è possibile. Intanto vediamo la palla che viene controllata da De Sciglio sul settore sinistro del campo, poi gira e va a finire nella zona mediana dove c'è sulla fascia destra, pronto a controllarla, Maggio che tiene la palla bassa, ha cercato il servizio nei confronti di Cerci che prova a liberarsi del marcatore Arcigno che è su di lui, si tratta di Sen, riesce in qualche modo a toccare il pallone, a controllarlo, poi viene fermato dall'intervento dell'arbitro, giustamente rileva un fallo il direttore di gara e di conseguenza assegna il calcio di punizione in favore della formazione italiana. Siamo al quinto minuto di gioco nel corso del primo tempo, ricordiamo Italia in vantaggio su Haiti per 1-0 grazie alla rete siglata dopo appena 20 secondi da Giaccherini. Punizione battuta Aquilani, palla larga sul settore sinistro del campo, scendono gli azzurri, ancora Giaccherini molto attivo in queste battute iniziali, per Maggio in possessione di ala destra, Maggio sale, ha di fronte Cerci, preferisce accentrarsi e servire poi per Aquilani che è diciamo il playmaker della formazione italiana. C'è un lancio in area di rigore, De Sciglio, il suo traversone passa l'intera area di rigore, esce sul fondo, lascia uscire il pallone evidentemente a Cerci per giocare poi la rimessa laterale in favore della forza italiana. No, non è così, evidentemente c'è stata una deviazione perché vediamo che l'arbitro assegna la rimessa laterale in favore di Haiti. 5 minuti 1-0 per l'Italia. Interessante questa manovra degli azzurri con il lancio di Diamanti che ha sfruttato la sovrapposizione di De Sciglio, questa volta il cross del milanista non è stato preciso, è finito fuori in fallo laterale, ma è evidente quando gli azzurri giocano palla a terra per la difesa di Haiti sono guai. Tra l'altro abbiamo questa circostanza singolare, non usuale, di avere il è caduta la linea, insomma, da... stiamo raccontando la partita, da... abbiamo il sole negli occhi, non capita frequentemente. No, assolutamente. Vabbè. Adesso c'è una palla bassa, Gelardino che scivola, forse c'è stato un contatto irregolare, per l'arbitro si può proseguire il rinvio da parte della difesa di Haiti e la palla che ricade nel cerchio di centrocampo viene controllata da Astori, il difensore del Cagliari appoggia poi per De Sciglio, il quale mette in avanti per Aquilani, retropassaggio con Sirigu pronto a ricevere pallone e a scambiarlo proprio con Astori. Astori largo, ancora per De Sciglio che sta salendo sulla sua corsia, quella di sinistra, scavalca la linea mediana, c'è un lancio all'indirizzo di Gelardino che prova a svettare di testa, la palla finisce direttamente sul fondo, toccata proprio dall'attaccante della formazione azzurra che oggi è anche il capitano della squadra di Prandelli. 1-0, lo ricordiamo ancora, in favore dell'Italia dopo la rete di Giaccherini siglata dopo appena 20 secondi. Intanto osserviamo anche gli spalti, osserviamo le tribune, ripetiamo non c'è molto pubblico oggi e rileviamo come lo stemma, il simbolo della formazione che gioca qui, il Vasco da Gama, sia alla croce che per essere in qualche modo descrittivi per chi ci ascolta, è quella che compariva sulle caravelle di Colombo. Questo è ovviamente un paese scoperto dagli europei, Vasco da Gama, portoghese, uno dei navigatori che per primo giunse proprio in Brasile. Sì, è la croce che compariva appunto sulle vele delle navi che scoprirono l'America. E intanto vediamo il disimpegno difensivo da parte di Haiti, la palla che viene giocata adesso da Avesca, poi all'altezza del cerchio di centrocampo c'è un'interdizione di Diamanti che non produce però effetti e un contrattacco di Haiti che parte sulle corsie esterne, di sinistra adesso con Erold che prova a superare l'avversario, non ci riesce, fermato da Maggio. Vediamo che la palla viene concessa agli azzurri per un calcio di punizione in favore della formazione italiana, Diamanti riceve il passaggio e prova sul settore di sinistra ad attivare De Sciglio. De Sciglio entrato nella metà campo di Haiti, scambia il pallone, torna sui piedi di Diamanti che si incarica di impostare con un lungo lancio che attraversa il campo e va a cercare Maggio. Maggio controlla d'esterno destro, avanza all'altezza della linea mediana, poi si ferma prima di effettuare il successivo suggerimento profondo all'indirizzo di Gelardino. La palla tocca terra e poi viene controllata dalla portiere della formazione di Haiti, Monturel, il quale propone subito un appoggio corto al limite dell'area di rigore.
Sì, dobbiamo dire che in questa fase gli azzurri non trovano molto collegamento tra i reparti, sono abbastanza riparti quelli della metà campo e quello dell'attacco. Gilardino non viene incontro al pallone, non detta il passaggio ai portatori di palla, compagni di squadra. C'è un po' di smarrimento proprio degli azzurri in questo momento. Speriamo che dopo i suggerimenti di Cesare Prandelli possano ritrovare la chiave del gioco. Centrale Italia 1, Haiti 0 qui a Rio de Janeiro, linea Roma. Grazie a Riccardo Cucchi, abbiamo avuto problemi di linea, torniamo a Rio de Janeiro da Cucchi e Repice per Italia Haiti. Grazie Maurizio Ruggeri, non è successo nulla nel periodo in cui non siamo stati collegati, mentre ascoltavate la cronaca di Barchesi e della gara 1 finale scudetto di basket. Siamo giunti al decimo di gioco, 1-0 per l'Italia. Dobbiamo dire che dopo la fiammata del gol di Giaccherino, dopo meno di 40 secondi, meno di 20 secondi, gli azzurri non hanno mostrato una gran voglia, una grande continuità nella manovra. Fa molto caldo, d'accordo, l'avversario non è stimolante, però evidentemente credo che Prandelli stia chiedendo qualcosa di più. Sta chiedendo di andare a pressare i portatori di palla avversari, sta facendo chiaramente cenno ai difensori con le mani, con i gesti, di andare a pressare, di accorciare la squadra, perché insomma si è giocato forse un po' troppo nella nostra metà campo, anche se Haiti non ci ha creato nessun problema. Intanto c'è una rimessa laterale in favore dell'Italia, batte Maggio, il retropassaggio adesso all'indirizzo di Bonucci, Bonucci controlla e con il destro lancia sul settore più alto del campo, avanzano gli azzurri con Candreva, pallone che viene giocato adesso all'altezza del vertice dell'area di rigore, si accentrano gli italiani, parte un tiro tra lunghissima distanza che impegna Montorelli in un intervento sicuramente plastico e difficile per il portiere di Haiti, che comunque si oppone molto bene a questa conclusione dalla lunghissima distanza. È stata una conclusione di Candreva che, come di consueto, si è accentrato da sinistra verso il centro del campo, ha lasciato partire il destro perché con il destro si trovava di fronte alla porta avversaria. Buona la conclusione, buono anche l'intervento del portiere di Haiti. È lo stesso Candreva che va a battere il calcio d'angolo, lo batte corto per Diamanti, quale crossa immediatamente in area per Gilardino, lo sapete sono compagni di squadra. Con qualche difficoltà Haiti prova ad allontanare il pallone, un campanile e poi un rinvio un po' sbilenco su quale però non è preparata, diciamo così, la formazione italiana in questa occasione, con Giaccherini a giocare meglio questa palla che finisce invece direttamente fuori per la rimessa laterale che viene effettuata sotto la tribuna di fronte a noi, che è poi la tribuna principale dello stadio del Vasco da Gama, in favore naturalmente di Haiti. Haiti che non riesce a superare la metà campo, azzurri che pressano adesso e recuperano il possesso del pallone. Pallone che viene giocato da Bonucci per Maggio, Maggio attende alla testa della linea centrale, appoggia poi in mezzo per Aquilani, Aquilani ancora per Maggio, controllo con il destro e lancio verso Astori, leggermente arretrato, Astori riesce ad agganciare il pallone con una breve corsa all'indietro e poi lo mette nella zona di De Sciglio. Salgono gli azzurri con Diamanti, Diamanti che avanza alla testa della tre quarti, scivola, riesce a suggerire per Giaccherini che ha tentato l'anticipo sull'avversario senza però trovare la fortuna, non è stato fortunato in questa occasione, la palla rimbalzata sui piedi dell'avversario e poi si allontanata, adesso è finita addirittura al limite dell'area di rigore italiana con Sirigu che già l'ha messa fuori a favore dei compagni. Riparte la squadra di Prandelli con Aquilani, poi con Maggio, suggerimento di Giaccherini per lui, suggerimento di Aquilani ancora per Giaccherini, di Maggio per Giaccherini e poi Aquilani nel cerchio di centrocampo che cambia gioco a cercare De Sciglio. De Sciglio sale all'altezza quasi della tre quarti, Diamanti entra in azione, scaraventa sul versante più largo del campo per Cerci che insegue la palla, ma è vana la sua corsa, troppo veloce il pallone che finisce fuori. Sempre 1-0 per l'Italia al 13° minuto di gioco. Specie dopo i rimbalzi il pallone è veloce, perché il terreno, dicevi tu ad inizio di Radio Cronaca, che è molto rado, l'erba non è molto alta e quindi il pallone rimbalza tantissimo e acquista velocità, ed è chiaro che su questi controlli gli azzurri vanno un po' in difficoltà. Palla in profondità, ma è pronta la chiusura della formazione italiana in questa occasione con Bonucci sul retropassaggio per Sirigu che ha già lanciato il pallone che ricade nel cerchio di centrocampo in un'area dove non ci sono i giocatori italiani e di conseguenza è facile il disimpegno da parte di Haiti. Fa molto caldo, è vero, gli azzurri evidentemente non si sentono stimolati dall'avversario, però forse un minimo di impegno, un minimo di attenzione in più nella manovra sarebbe necessaria. Maggio intanto va a sradicare il pallone nei piedi dell'avversario, dissente in particolare, si riattiva l'attacco azzurro, palla in area di rigore, l'uscita da parte di Montorel, plastica presa del pallone a terra per il portiere italiano, molto alto ma direi anche elastico per quello che si è potuto vedere fino a poco fa. Ha avuto una presa bella in anticipo su Candreva che era andato immediatamente a attaccare lo spazio sulla verticalizzazione di Giaccherini. Questo è uno dei movimenti tipici del 4-3-3, quando le tre punte si allargano in qualche modo allargano anche le maglie della difesa avversaria e danno modo ai centrocampisti di inserirsi. Ci ha provato Candreva
Andreva, pallone leggermente troppo lungo. Un lancio che finisce direttamente nell'area di rigore della formazione italiana da parte di Aiti, Sirigu con le mani fuori dai 16 metri italiani. Adesso sulla sinistra vediamo Cerci, Alessio Cerci per Aquilani, Giaccherini, Aquilani. Abbiamo detto di questa formazione, sicuramente non sarà una delle formazioni che verranno schierate da Prandelli nel corso della Confederations Cup. Tutti i giocatori più importanti sono in panchina, Marchetti, Chiellini, Balotelli, Sciaravi, De Rossi, sono tutti evidentemente a disposizione per recuperare un po' di energie in vista dell'esordio che avverrà domenica prossima qui a Rio de Janeiro in Confederations Cup contro il Messico. Giaccherini in possesso della palla, indietro, adesso Bonucci attaccato, riesce in qualche modo ad evitare il recupero di Sansu di lui. La palla viene giocata ancora dagli azzurri, da Astori, parte il lancio di Diamanti, molto arretrato il giocatore della formazione bolognese, sbaglia la misura del suo suggerimento che attraversa quasi 30-40 metri di campo, ma poi finisce direttamente sul fondo. 1-0 per l'Italia. Errori di misura, specie nei lanci, nei passaggi, tanto che adesso Diamanti va a chiedere nuovamente scusa ad Alessio Cerci. Era successo anche in precedenza con un pallone troppo arretrato scagliato dal bolognese per il Granata che era finito in fallo laterale. Evidentemente non si trovano ancora le misure all'interno del terreno di gioco per i passaggi, per i lanci. È chiaro che con i lanci gli azzurri devono in qualche modo cercare di scoperchiare la difesa degli Haiti, che è molto molto fisica. Volevo dire che non è un 4-3-3 classico. Diamanti intanto un sinistro al volo dai 40 metri, ma la palla sorvola abbondantemente la traversa, perché Diamanti in particolare è molto arretrato, parte da molto lontano, da dietro, quindi diciamo che è un 4-3-3 un po' singolare. Sì, con Candreva che adesso gioca nella zona d'attacco al posto delle bolognese, evidentemente usa anche queste formule Cesare Prandelli nel tentativo di sconcertare la difesa avversaria. Probabilmente invece Candreva è stato preferito in questa fase della partita in attacco sul settore di sinistra a fare il ruolo di vera e propria punta, ma sono molte le interpretazioni del 4-3-3. Noi siamo forse un po' troppo legati a quell'ortodosso di Zdeněk Zeman. Sì, diciamo di Zeman che prevedeva tre punteri, esatto, due esterni veloci, esatto, e un attaccante centrale. Non è più così, no, 4-3-3, no. Questo per esempio di Prandelli che tu hai descritto poc'anzi, in realtà è qualcosa di diverso, molto più elastico, molto più duttile. Intanto un bel tocco di Gilardino per Cerci, dal fondo il suo cross, la palla tra le braccia del portiere di Haiti mentre stava arrivando dalle retrovie Maggio. Nulla di fatto per gli azzurri, ancora 1-0, la rete di Giaccherini nel corso del primo minuto di gioco, mentre Haiti prova a distendersi, ma Astori impedisce che il pallone lanciato da Costa arrivasse alle punte haitiane, mentre è l'Italia in possesso della sfera. Buona questa progressione da parte degli azzurri, in area di rigore c'è Giaccherini che conclude, ma la palla finisce al lato rispetto al palo sinistro della posa della porta difesa da Montureil. E beh, è stata una bella azione anche questa, perché si è trovato lo spazio, si è trovata la condizione giusta per andare a concludere, la conclusione di piatto un pochino troppo larga rispetto al secondo palo, ma è certo che questo è quello che vuole vedere Cesare Prandelli, vale a dire rubare palla nelle zone franche del campo per poi far partire gli attaccanti negli spazi, visto che la difesa avversaria si alza in fase di impostazione. Intanto il rinvio da parte del portiere della formazione haitiana, pallone che viene controllato con il petto all'altezza della linea centrale, in questa occasione da Saint, che però poi viene fermato. Gli haitiani però controllano di nuovo la palla nella loro metà campo, mentre gli azzurri vanno cercando il pressing, con Giaccherini in particolare, sui difensori. Adesso vediamo la Franis in possesso del pallone, in retropassaggio per il suo portiere. C'è Gilardino che prova a disturbarne il rinvio con i piedi, poi Cerci va a opporsi al tentativo di ripartenza di Guerriere sulla fascia di sinistra. La rimessa laterale però haitiana dopo il tocco del giocatore azzurro. Rimessa dunque nella metà campo di Haiti in favore della squadra di Blake Cantero. Siamo in una fase della partita in cui gli azzurri stanno premendo, anche se non riescono a creare pericoli al portiere haitiano, ma stanno mantenendo, diciamo così, il pallino del gioco. Ora devono subire però. Moresa attacca sulla fascia alla testa dei 40 metri, ripiega prontamente la formazione italiana. Pallone per Sand che gioca ad ala alla testa del lato corto, raggiunge il pallone prima che questo esca dal campo, poi viene affrontato, cade a terra, si rialza, ma non molla naturalmente l'esperto Maggio. Sradica il pallone dai suoi piedi, anzi si tratta di Bonucci, ci correggiamo, sradica il pallone dei piedi dell'attaccante, mentre c'è una conclusione dalla lunghissima distanza sempre firmata da Haiti, ma senza fortuna, senza sorte, la palla finisce molto lontana, direttamente sul fondo. Mi pare che fosse una conclusione firmata da Avesca. Siamo comunque sull'1-0 in favore dell'Italia. È il primo tiro in porta della nazionale haitiana, almeno il primo tentativo di tiro in porta da parte della formazione haitiana verso Sirigu, abbondantemente fuori misura, ma anche, e questo diciamo così è un buon segno, un particolare dal quale Cesare Prandelli potrà trarre insegnamento, vale a dire non si concede all'avversario
avversario, qualunque sia la sua forza, la sua capacità tecnica di andare al tiro vicini alla porta, vicino all'area di rigore. Maggio avanza sulla destra, Cerci riceve la palla vicino a lui, si sollevano nuvole di terra in questo campo di gioco glorioso, sì, ma certamente con un manto erboso veramente deficitario, dobbiamo dirlo. Attaccano poi gli azzurri e poi parleremo magari anche del campo del Vasco da Gama. Intanto Aquilani riceve in posizione di esterno sinistro, palla per Candreva, Candreva all'esterno, palleggio lungo da parte degli azzurri che cercano poi una soluzione per mettere condizioni Cerci o Girardino di girarsi verso la porta avversaria. Aquilani prova dalla lunga distanza, prova a sorprendere il portiere di Haiti, ma la sua conclusione finisce sul montante esterno della porta. Siamo giunti al 20° minuto di gioco, Italia 1 Haiti 0. Pallone colpito troppo con la parte esterna del piede da parte di Alberto Aquilani, che ha nelle sue corde anche la conclusione dalla lunga distanza, in questo caso ha provato ad impensierire l'estremo difensore della formazione di Haiti. Beh, certo, gli azzurri mantengono il possesso del pallone, fino a questo momento però non si vedono quegli schemi, quei collegamenti del 4-3-3, tipici del 4-3-3 che vorrebbe Cesare Prandelli. San Januario, lo stadio del Vasco da Gama, stavamo dicendo, certo il terreno di gioco non sarebbe adatto ad una sfida europea. No, assolutamente no, insomma siamo a standard molto diversi dai nostri, da quelli del nostro continente. Fatto sta che però su questo terreno di gioco, questo terreno di gioco viene calcato da atleti di sicura levatura tecnica, tanto che molti giovani del Vasco da Gama sono nel mirino dei grandi club europei. Certamente non spaventati dal fatto che ci sia poca erba, abituati a giocare sulla spiaggia di Rio, iniziare anzi a prendere confidenza sul pallone proprio sulle spiagge di Copacabana e di Ipanema. Intanto Italia in possesso della palla, la discesa sul settore di sinistra, vediamo avanzare gli azzurri con Candreva molto largo, prova ad accentrarsi, punta l'avversario ma si ferma prima di raggiungere il vertice dell'area di rigore. Retropassaggio, palla che viene giocata adesso da De Sciglio, poi da Giaccherini, il versante d'attacco cambia, si gioca adesso a destra con Maggio e poi con Cerci che ha ricevuto il pallone dal compagno. 1-2, Maggio riceve da Cerci, si porta verso il fondo, crossa, la palla colpisce la schiena di un difensore di Haiti, rimane in campo, Cerci se ne impossessa, Maggio in fuorigioco viene fermato dal primo assistente del signor De Lima e dunque ci sarà il calcio di punizione in favore di Haiti. Tra l'altro hanno lasciato proseguire perché... La bandierina però. Sì, è sbagliando. Perché il guardaline, che non è la signora che opera di fronte alla sua postazione, non si era accorto che il retropassaggio era stato di un giocatore di Haiti e non di un giocatore azzurro. Quindi diciamo che l'arbitro lo ha corretto. Esatto, l'ha corretto in corsa anche perché Haiti pare in possesso di palla. 22 minuti giocati, sempre 1-0 per l'Italia. Prova la progressione in questa occasione Maurice, la palla viene fermata da Bonucci, poi Maggio. Diciamo che lo sforzo degli nostri azzurri è soprattutto fisico, perché sono veementi gli haitiani nel contatto con l'avversario, veementi anche perché dotati di grande prestanza fisica, atletica, sul piano della tecnica lasciano molto desiderare. Il fraseggio intanto di Haiti, che viene ancora una volta sottolineato dalle ola del pubblico di Rio de Janeiro, parte il tiro di Saint, un destro che finisce però innocuo tra le braccia del portiere azzurro Sirigu. Eh sì, quando ti vengono incontro a far pressing fanno veramente molta paura, io nei contrasti avrei un certo timore ad affrontare questi giocatori haitiani. Giaccherini, Cerci, sono molto più bassi e più piccoli i giocatori italiani, vediamo Cerci, si prepara il tiro con il sinistro, lo effettua, palla che finisce sul fondo. E allora al 22° minuto di gioco nel primo tempo, ricordando il parziale, Italia 1 Haiti 0, rete di Giaccherini al primo minuto di gioco, noi torniamo da Maurizio Ruggeri ai nostri studi di Saxa Rubra. Sì, e noi ci scusiamo se il ritorno ogni tanto da Rio de Janeiro non è dei più felici, ma stiamo cercando così di ripristinare bene la linea con Riccardo Cucchi e Francesco Repice. Speriamo di aver ripristinato al meglio il collegamento, ci pare di sì, come ci dicono dalla regia, con Riccardo Cucchi e Francesco Repice per Haiti e Italia, i nostri inviati. Prego Cucchi. Cucchi? Non ci sentono né Cucchi né Repice, allora torniamo ancora da Massimo Barchesi per un commento. 40% contro 4 su 11. Allora Massimo, scusami, ma dovremmo aver di nuovo in linea Riccardo Cucchi e Francesco Repice. Sentiamoli Cucchi. No, ancora non riusciamo a ripristinare. Siete di nuovo collegati con Rio de Janeiro. Allora, quando abbiamo raggiunto il 26° minuto di gioco, il punteggio non è naturalmente cambiato, l'Italia è in vantaggio su Haiti per 1-0, però dobbiamo dire che al 23° un paio di minuti fa, mentre interveniva il basket, c'è stata una conclusione da parte di Saint per la formazione di Haiti, e diciamo pure che l'intervento di Sirigu non è stato particolarmente facile. No, buona la progressione del centravanti di Haiti, buona anche la conclusione da circa 20 metri, pallone diretto verso il palo,
la sinistra di Sirigu, che si è dovuto distendere per andare a ribattere appunto il tiro dell'avversario. Poc'anzi anche un gol di Gilardino, che però si trovava in posizione di fuorigioco, così come questa volta correttamente segnalato dall'assistente che opera proprio sotto la nostra postazione. E tanto rimessa con le mani in favore di Haiti, proprio di fronte alla panchina di Prandelli, che è in piedi e sta gesticolando, sta urlando qualcosa ai suoi ragazzi in campo, mentre c'è un lancio. Nessun problema per Sirigu, che raccoglie il pallone all'interno della propria area di rigore e poi lo smette in avanti. Astori, poi vediamo entrare in azione Diamanti. Diamanti avanza all'altezza dei 40 metri, retropassaggio per Aquilani, che lascia girare il pallone nella zona di Giaccherini, che invita alla progressione i compagni di squadra. Prima Maggio e poi Cerci ancora per Giaccherini ai 40 metri, per Aquilani indietro. Cambia gioco Aquilani con un pallone che finisce nella zona di Candreva, il quale attende il doppio rimbalzo della sfera, lo mette giù il pallone, appoggia indietro per Astori, ancora anzi per De Sciglio che riceve di nuovo il pallone. De Sciglio che cambia versante offensivo, la palla viene agganciata da Giaccherini, che poi un po' ingenuamente se la lascia soffiare dall'avversario che è andato incontro a lui, e si tratta esattamente di Harold. La palla viene giocata ancora dagli azzurri, si alza la bandierina del primo assistente del direttore di gara. Punizione forse per un fuorigioco di Cerci. Sì, era sicuramente questa fuorigioco volta Cerci, sì, sul lancio di Bonucci, fuorigioco di rientro. Questa volta il direttore di gara non ha concesso la norma del vantaggio. Ancora i difensori di Haiti che stanno marronando, vediamo al Senata, Vescala, Franz, la palla che tocca il cerchio di centrocampo e Haiti che prova ancora ad avanzare. C'è un passaggio sbagliato, ne approfitta Maggio che intercetta il pallone tra i due giocatori haitiani che lo attendevano senza avere la possibilità di toccarlo. Adesso Cerci in avanti per Giaccherini, sbaglia l'appoggio corto, diciamo che non sono precisissimi gli azzurri. Poi da terra Cerci prova ad attivare Candreva, molto attivo davanti l'esterno della formazione della Lazio, oggi della Nazionale. Pallone che viene però di nuovo conquistato da Haiti. Haiti prova in progressione ad arrivare verso il cerchio centrale, mentre gli azzurri vanno inseguendo vanamente il portatore di palla. Ci prova anche Girardino, poi desiste. Adesso c'è molto spazio nella metà campo di Haiti per la squadra allenata da Blake Cantero. 28esimo, sempre 1-0 per gli azzurri, e decide la rete di Giaccherini. Diciamo che dopo quella fiammata gli azzurri si sono effettivamente spenti, hanno creato in un paio di occasioni le possibilità per andare in gol, poi però non c'è il supporto adatto del centrocampo alla zona offensiva. Ripetiamo, i reparti sono abbastanza scollegato. Il numero intanto, sentite, ti interrompo perché certo. Evidentemente gli effetti che avete ascoltato ai nostri microfoni dicono della partecipazione del pubblico. Per il numero che è stato adesso effettuato da Luis, abbiamo detto un giocatore che gioca in Francia nel Le Mans, dotato forse più degli altri di valori tecnici, è bella la sua giravolta. Sì, la Veronica tipica di Zizou Zidane, che ha mandato un po' a far fallo Aquilani, che poi ha commesso fallo, tutto ovviamente sottolineato dal pubblico brasiliano, che di queste giocate vuole dire è ghiotto. Eh sì, perché sono quelle che appassionano i tifosi del calcio brasiliano. Sì, il gesto tecnico individuale è più apprezzato magari degli aspetti tattici che invece prevalgono, come sappiamo, in Italia, ma in Europa in particolare. La palla giunge al limite dell'area di rigore della formazione di Haiti, Montroel è pronto a giocarla con i piedi fuori e dunque riparte la squadra di Cantero, allenatore cubano della formazione di Haiti, che sta cercando uno spazio internazionale soprattutto in una fase di ricostruzione molto delicata, non soltanto del calcio ma anche del suo paese. E a questo proposito, mentre vediamo uno scatto sulla fascia da parte di Assenà, che conquista il fondo e prova poi a servire in mezzo in area di rigore il pallone per la corrente Saint, azione che viene interrotta, la palla finisce direttamente fuori per il calcio d'angolo però in favore di Haiti. Noi vi ricordiamo anche il numero verde al quale potrete evidentemente proporre le vostre offerte per Haiti. Questa è una gara amichevole proprio per la popolazione di Haiti colpita dal sisma. Allora 800 111 666. Intanto va con molta calma a conquistare il corner, a conquistare la posizione per battere il corner l'uomo incaricato di eseguire la giocata nell'area di rigore italiana, che è affollatissima di giocatori azzurri, con l'unica eccezione di Girardino, sono praticamente tutti dentro. Parte adesso lo spiovente, ma direttamente tra le braccia del portiere azzurro Sirigu. 30 minuti giocati, dunque prima mezz'ora che si è consumata. Italia 1 Haiti 0 dopo 20 secondi Giaccherini in vantaggio per gli azzurri. È una squadra nazionale azzurra questa che stiamo vedendo a Rio de Janeiro, abbastanza improvvisata, non sono uomini abituati a giocare insieme, forse anche per questo si spiega la prova fino a questo momento opaca. Ma attenzione, Cerci, era buono il lancio per lui, ma altrettanto bravo però Guerrier nel fermare il pallone, poi sbaglia e Cerci prova il pallonetto vedendo il portiere di Haiti avanzato al limite dell'area di porta, ma un passo indietro di Montorell impedisce a Cerci la soddisfazione del gol. Molto bravo il portiere di Haiti, perché non era facilissimo recuperare la posizione. D'accordo, il tentativo di lob al volo di piatto sinistro ad opera di Cerci dai 16 metri non era dei più precisi, e però ci è voluta tutta la fisicità di questo portiere per andare a recuperare la posizione e soprattutto il pallone. Intanto sono gli haitiani in
fase di impostazione. Vediamo il tentativo che viene portato sulla sinistra, avanza Guerrier, poi preferisce il lancio per lui, il quale aggancia il pallone, il retropassaggio, arriva dalle retrovie e controlla la sfera in questa occasione Alexander, pallone che viene poi intercettato dagli azzurri. Aquilani in avanti, scatta Diamanti, effettua il lancio ma è troppo profondo, la palla tocca a terra nell'area di rigore, ma non preoccupa né i difensori di Haiti né tanto meno il portiere della squadra di Haiti. La palla finisce sul fondo e ci sarà un calcio di rinvio. Non sono precisi questi lanci lunghi, che pure potrebbero essere una soluzione vista anche una certa lentezza della retroguardia del pacchetto arretrato di Haiti. E adesso Diamanti va a chiedere spiegazioni al proprio compagno di reparto Gilardino, il quale evidentemente disturbato da queste continue imprecisioni del compagno di squadra in nazionale come nel club, chiede una spiegazione e ha allargato le braccia Diamanti come a dire non lo so, ogni volta che lancio il pallone mi rilunga. Candreva intanto sta difendendo la sfera, arretra di qualche metro, poi appoggia per Aquilani. Aquilani all'altezza del cerchio di centrocampo, campo, cambia gioco a favore di Maggio, controlla con il petto Maggio, avanza Cerci, sbaglia ancora Cerci, tendeva servire la palla di ritorno di nuovo a Maggio che viene però anticipato, la palla finisce fuori, la rimessa con le mani è in favore degli azzurri. Maggio, Giaccherini, Giaccherini con il destro indietro, pallone che viene lanciato da Aquilani nella zona di De Sciglio, il milanista effettua lo stop, il pallone si alza, lo raggiunge prima che superi la linea laterale, poi la palla viene giocata da Diamanti. Aquilani deve lottare per difendere il pallone su un passaggio un po' arretrato. Diamanti oggi, diciamo la verità, non è preciso nei suoi suggerimenti, neanche quelli facili come questo. Errori di grammatica che francamente sono abbastanza bello il numero strani. Intanto è bello il numero da parte di Luis che punta il vertice dell'area di rigore, elude un altro avversario, sta per entrare in area, ci pensa Bonucci a chiudere, bravo. È bravo con il pallone tra i piedi, gli rimane sempre attaccato al destro, riesce a cambiargli spesso direzione, manda a vuoto i difensori della nazionale, ci è voluta una terza marcatura per andare a fermare l'incombere di questo numero 9 haitiano. Intanto vediamo ancora la palla giocata dagli azzurri, Guerriere la recupera, anzi si tratta di Herold, la palla viene giocata all'altezza della linea mediana, parte no, tentava Alexander di concludere, poi ci ripensa, ha visto troppi uomini di fronte a lui per tentare questa conclusione a lunga distanza, prova al Senato a mettere in area di rigore, chiude la difesa azzurra e poi provano a ripartire con De Sciglio, gli uomini di Prandelli, dunque sulla sinistra, De Sciglio in possesso della palla, il retropassaggio, Diamanti parte sempre molto distante, Aquilani gli va in supporto, riceve il pallone e poi effettua un lungo lancio per Cerci, sempre molto largo a destra, Cerci che viene raggiunto da Guerrier, il quale di testa gli mette la palla fuori, vedremo cosa intenderà decidere l'arbitro, ha toccato Cerci, dunque rimessa con le mani in favore di Haiti. 34 minuti giocati, il parziale Italia 1 Haiti 0, Giaccherini dopo 20 secondi. Questa volta era preciso il lancio di Aquilani, Cerci non è riuscito a contenderlo all'esterno sinistro della formazione di Haiti, denotano anche in questa fase però della partita i giocatori di Blake Cantero una certa proprietà di palleggio, visto che i nostri vanno in pressing ma sempre a vuoto e tutti i passaggi della formazione haitiana vengono sottolineati dagli olè del pubblico, diciamo così tra virgolette neutrale del quartiere di San Cristovao, che poi tanto neutrale non è, no, appunto, perché sembra aver preso, diciamo così, le difese di Haiti, della piccola squadra di Haiti contro la formazione vice campione d'Europa, no? No, prendere parti, no, per la squadra più debole è tutto naturale, ciò non toglie naturalmente, l'abbiamo detto, quanto sia invece interessante per i brasiliani il nostro campionato e quanti dei nostri calciatori dei nostri club siano popolari qui in Brasile. Intanto retropassaggio, la palla entra nell'area di rigore di Haiti con Monturel che l'ha giocata fuori a favore di Al-Senat e allora riparte Haiti, riparte davanti alla propria area di rigore, ma c'è un retropassaggio che chiama di nuovo in causa il portiere haitiano che tocca con i piedi fuori per Al-Senat, l'esterno destro tiene la palla bassa, la suggerisce nella zona di Costant, il quale prova a servire in profondità, parte Saint, entra in area di rigore, esce Sirigu con i piedi praticamente all'altezza del lato corto dell'area per evitare che il giocatore avversario possa entrare nei 16 metri, rapido, è stato pescato bene questa volta. Piccolo appunto per la signora Fernanda Bruno, si trova in posizione di fuorigioco questa volta il centravanti di Haiti, non se ne accorta. Ma passi, glielo perdoniamo. Sì, sicuramente sì. Ancora Italia in possesso della palla, Cerci il sinistro, la palla viene giocata da Giaccherini e noi ci fermiamo perché controlliamo il cronometro, vi diciamo che siamo al 35esimo minuto del primo tempo, 10 alla fine della prima frazione, l'Italia sempre in vantaggio per 1-0 su Haiti e torniamo da Massimo Ruggeri a Roma. Grazie a Riccardo Cucchi e Francesco Repice, grazie a Massimo Barchesi, noi torniamo a Rio de Janeiro da Riccardo Cucchi e Francesco Repice per Haiti Italia.
Sentiamo siete se di nuovo collegati con Rio de Janeiro. Abbiamo raggiunto il 37esimo minuto di gioco nella ripresa. Il parziale è sempre di Italia 1 Haiti 0 al primo minuto. Giaccherini, mentre vediamo una palla che vaga nell'area di rigore di Haiti, prova ad inseguirla Gerardino, ma è più lesto di lui Lafranesi, quale prova a rilanciare. Gli azzurri pressano adesso con De Sciglio che va alla caccia del pallone, ma deve desistere. Provano a salire con Al Senat i giocatori di Haiti, ma all'altezza della linea mediana viene fermato l'esterno destro della squadra di Cantero. La palla finisce fuori, la rimessa con le mani è in favore della squadra di Haiti. Abbiamo visto poco fa uno striscione che è stato esposto da un gruppo di tifosi brasiliani in un italiano a metà tra l'italiano, il portoghese e lo spagnolo, che diceva sì, un broccolino di Rio de Janeiro, diciamo sì. Così Pirli e Balotelli, dateci la vostra camicia. Attenzione, attacca Haiti dal limite, una conclusione senza esito da parte di Luis, la palla viene raccolta con facilità da Sirigu all'altezza della propria area di rigore. E vediamo il lancio del portiere della formazione azzurra per Giaccherini con le mani. Adesso Bonucci con molta calma punta De Sciglio, il passaggio è preciso, De Sciglio controlla il pallone con i piedi dopo averlo stoppato con il petto e mette nella zona di Diamanti, si gira bene Diamanti, avanza con una certa velocità, poi lancia ancora una volta in modo impreciso a metà strada tra Cerci e Gilardino e la palla viene respinta dalla difesa di Haiti, mentre parte Saint che comincia a diventare un pochino troppo pericoloso. Avanza il numero 9 della squadra di Haiti, sbaglia anche lui questa volta, il suo passaggio finisce sui piedi di Astori, quale libera e subito mette in condizione di avanzare sul settore più alto del campo Candreva. Diamanti nel cerchio di centrocampo, Aquilani, Aquilani per Giaccherini, il gioco si sposta dunque a destra, da interno Giaccherini di fronte all'avversario, controlla con il sinistro, il retropassaggio per Bonucci, il giocatore della Juventus attende di vedere un compagno libero, sono tutti abbastanza fermi, tra l'altro due erano in fuorigioco e per questo Bonucci non ha effettuato il lancio, ha preferito l'appoggio verso Maggio, da Maggio verso Cerci, con il sinistro ancora indietro per Bonucci in prossimità della linea mediana, superata adesso dal difensore centrale della squadra azzurra. Il lancio di Maggio, poi Cerci, è andato a terra Gilardino, ma per l'arbitro si può continuare. Cerci era avanzato al limite dell'area di rigore, anche lui contrastato, finisce a terra, ma anche in questa occasione l'arbitro da Lima, brasiliano, dice che si può continuare. Sempre 1-0 per l'Italia. Non riescono a sfondare gli attaccanti azzurri, questo è il problema, perché adesso la difesa di Haiti si è molto alzata e va a cercare l'anticipo, trovandolo peraltro con una certa continuità. Ecco il motivo per il quale gli attaccanti della nazionale di Cesare Prandelli non riescono proprio ad entrare in area di rigore. Un Cesare Prandelli anche abbastanza preoccupato al limite della propria era tecnica. Ed ecco avanzare Saint, stava per entrare in area, viene fermato all'ultimo istante, scatena l'entusiasmo del pubblico ogni volta che è in possesso della palla, questo possente centravanti dai capelli lunghi, è una coda a raccogliere sulla nuca. È molto rapido, è molto forte anche tecnicamente oltre che fisicamente, e l'impressione è che quando punta l'avversario riesce quasi sempre a saltarlo e a liberare l'opportunità per il destro dalla distanza, bisognerà stare molto accorti. 5 minuti alla fine del primo tempo, c'è un calcio di punizione in favore di Haiti. Sirigu sta invitando i suoi compagni a posizionarsi al limite dell'area di rigore, non c'è barriera, il punto di battuta è molto distante, almeno in diagonale una quarantina di metri rispetto alla porta italiana, completo verde tra l'altro per il nostro difensore, estremo difensore che oggi sostituisce Buffon. Si allontana l'arbitro, tutto è pronto per il calcio piazzato, 6 uomini di Haiti in area di rigore, parte lo spiovente, il colpo di testa di De Sciglio che allontana dal centro dell'area di rigore, la palla controllata ancora da Haiti nel cerchio centrale in questa occasione con Alexandra, il quale prova a deludere con una finta e ci riesce Giaccherini che lo pressava a un metro e mezzo di distanza, poi la discesa di Asenà sulla fascia, si accentra verso il vertice dell'area di rigore, appoggia poi per il compagno più vicino, ma il passaggio è sbagliato, il pressing azzurro ha successo in questa occasione, riparte la squadra di Prandelli, servito male Cerci, anticipato da Guerrier, e adesso è Saint invece che entra in area dal vertice basso dell'area di rigore, si accentra, finta, palla sul sinistro, il tiro, ed era un cross in realtà molto pericoloso per Luis che era al limite dell'area di rigore, anzi per Maurice che era al limite dell'area di rigore e che ha mancato per un soffio il colpo di testa ravvicinato rispetto alla porta italiana. Eccolo qui, l'abbiamo detto, il centravanti di Haiti molto pericoloso, questa volta è riuscito a portarsi appresso praticamente 3 uomini della difesa azzurra e a pennellare questo cross per il compagno di squadra per questione di centimetri in ritardo. Adesso stiamo soffrendo anche le iniziative della nazionale haitiana. Tra l'altro il giocatore che ha fallito di poco il colpo di testa è passato nella sua carriera anche per il Paris Saint Germain. Certo, magari non ha lasciato un grande segno, no, però, insomma, no, però, ha giocato insieme a Ronaldinho. Assolutamente. In quell'epoca lì. De Sciglio, De Sciglio, lato corto dell'area di rigore, la palla in mezzo, c'è Gilardino, palo, c'era cercato, riuscendovi
di girare il pallone praticamente a pochi metri dalla porta e ha colpito la base del palo, sfortunato in questa occasione. Non cambia dunque il parziale, al 42esimo è sempre di 1-0 in favore dell'Italia, e noi ci fermiamo nuovamente, linea a Maurizio Roggeri. Grazie, grazie Riccardo Cucchi e Francesco Repice. Grazie Massimo Barchesi. Torniamo pure a Rio de Janeiro da Riccardo Cucchi e Francesco Repice per Haiti Italia. C'è un calcio di punizione in favore degli azzurri proprio al limite dell'area di rigore, non c'è naturalmente Pirlo, tocca a Diamanti esibirsi sul calcio piazzato, pallone a meno di un metro dal limite dell'area di rigore, spostato in direzione del vertice basso, barriera 3 composta dalla formazione haitiana, il parziale non è cambiato, Italia 1 Haiti 0, si allontana l'arbitro Dalima, parte il tiro, è un sinistro di Diamanti che però si infrange sulla barriera, sulla respinta è ancora l'azzurro che prova a giocare la palla, viene scalciato, toccato alla caviglia, finisce a terra e ci sarà un secondo calcio di punizione consecutivo in favore degli azzurri, mentre manca un minuto scarso al termine del primo tempo. Italia 1 Haiti 0. E quest'oggi Diamanti non è preciso nemmeno sui calci piazzati, non è riuscito ad alzare la parabola per dirigerla verso la porta di Haiti, ci proverà adesso, la posizione è diversa, leggermente più distante, vedremo se andrà al traversone o la conclusione diretta in porta. È leggermente più centrale in effetti, anche se il punto di battuta è più distante, ma forse è più agevole per Diamanti tentare di colpire, di centrare il bersaglio, vedremo. Barriera 4 adesso, si allontana l'arbitro, la barriera è un po' troppo vicina e vediamo che l'arbitro però non intende intervenire, sta per comandare la ripresa, a largo c'è Maggio all'altezza del lato corto dell'area di rigore, ma parte Diamanti, la parabola è buona, rete! Il gol, no, è finito sull'esterno, abbiamo visto male, chiediamo sì, anche scusa. Noi avevamo chiaramente visto tra il, gol. Il sole che esatto. ci colpisce in pieno negli occhi, ovviamente l'illusione ottica in realtà ha colpito l'esterno della rete, la parabola era però buona, devo dirlo. No, era splendida la parabola, aveva dato anche a noi l'impressione netta del gol, evidentemente il riverbero del sole mentre è finito il primo tempo inganna chi racconta la partita, ma insomma era volato il portiere di Haiti a copertura del proprio palo alla sua sinistra, non era riuscito a intercettarla, semmai fosse stato indirizzato all'interno dello specchio della porta il pallone avrebbe regalato il 2-0 agli azzurri. Si va a riposo. Si va a riposo e naturalmente il gol annunciato, ma non gol, di Diamanti, speriamo che sia di buon auspicio per la seconda parte della gara. Finisce il primo tempo, Italia 1 Haiti 0, dopo 20 secondi la rete di Giaccherini, ci fermiamo e naturalmente torniamo ai nostri studi da Maurizio Roggeri. Torniamo a Rio de Janeiro da Riccardo Cucchi e Francesco Repice per il secondo tempo di Haiti Italia. Mentre il sole sta calando all'orizzonte, dunque siamo nel pieno tramonto, ricordiamo che qui siamo alle 16.50, a Rio de Janeiro naturalmente, stanno rientrando in campo le squadre. Il primo tempo si è chiuso con il vantaggio italiano, 1-0, a rete di Giaccherini dopo appena 20 secondi, ma dobbiamo dire la verità, non ci è piaciuta questa squadra azzurra alla prova contro Haiti, sinceramente non ha prodotto il gioco che Prandelli evidentemente si aspettava, per la qualità che naturalmente anche questa nazionale B, diciamo così, definiamola così, avrebbe dovuto il dovere di produrre. Anche perché gli avversari dal punto di vista tecnico sono sicuramente inferiori agli azzurri, eppure questo 4-3-3 messo in campo oggi da Cesare Prandelli non ha dato le risposte che desiderava evidentemente il nostro commissario tecnico, non c'è collegamento tra i reparti, c'è molta improvvisazione in attacco, si corrono pochi rischi in difesa, ma del resto questo era lecito aspettarselo. Adesso nel corso dell'intervallo e anche in questo momento per la verità si stanno scaldando Montolivo, Balotelli e De Rossi, è ovvio che Prandelli vorrà effettuare dei cambi, il primo dei quali ufficiale possiamo dirvelo è annunciato, annunciato alla vigilia, è Marchetti al posto di Sirigu in porta. Entrano in campo intanto le due formazioni, completo azzurro per l'Italia, completo rosso per Haiti, un primo tempo nel quale Haiti ha messo in mostra il suo vigore atletico, il suo vigore fisico, niente di più, a parte qualche incursione di Saint, questo giocatore che indossa la maglia numero 9, che abbiamo detto gioca in Francia e che ha sicuramente rispetto ai suoi compagni maggiore qualità. Non ha convinto nel suo complesso la squadra azzurra, come abbiamo detto, forse alcuni suoi interpreti, particolarmente Diamanti, sono apparsi un po' in ombra. Diamanti che ha sbagliato cose che normalmente gli riescono molto bene, per esempio quei lanci di 20 metri che è capace di fare. Abbiamo parlato di errori di grammatica da parte del giocatore del Bologna, errori da matita blu che evidentemente sono tipici, diciamo, di un periodo, visto che gli azzurri tornano dal campionato, dalla stagione, e quindi sono anche un pochettino stanchi, hanno affrontato un viaggio, stanno affrontando il fuso orario, delle condizioni anche del terreno di gioco non ottimali.
avversari, comunque tutti elementi che hanno reso difficile, hanno reso difficile la prestazione della nazionale di Cesare Prandelli, in particolare di qualche uomo molto atteso dal punto di vista tecnico, Diamanti, che contrariamente a quanto andavamo dicendo nelle previsioni non è stato schierato nel tridente offensivo bensì nel tridente di centrocampo, visto che largo a sinistra ha giocato e in qualche caso ha fatto bene Candreva, Antonio Candreva all'esterno, a scaldarsi nel frattempo De Rossi, Balotelli e Montolivo, tutti i giocatori della nazionale azzurra, anche il Ciaravi adesso si accoda al gruppetto, tutti i giocatori della nazionale azzurra, i nomi dei giocatori della nazionale azzurra vengono scanditi dai tifosi qui del Vasco da Gama, dai ragazzi del quartiere di San Cristovao, ogni qualvolta loro stessi si avvicinano proprio alle tribune che sono praticamente a ridosso del terreno di gioco. E adesso sono anche inquadrati da una delle tante telecamere presenti all'interno dello stadio e naturalmente questo improvviso protagonismo sta scatenando naturalmente l'euforia, la gioia tipica naturalmente di queste latitudini e di questa città in particolare, quella che ci sta ospitando, Rio de Janeiro. Sta per avere inizio il secondo tempo, l'Italia attaccherà in questa seconda parte della gara verso sinistra, sul versante opposto e cioè verso destra, racconteremo gli attacchi della formazione di Haiti. E a questo punto, in attesa del fischio d'inizio, io direi che potremmo tornare per qualche secondo ai nostri studi di Roma, da Maurizio Ruggeri. Grazie, grazie Riccardo Cucchi, Massimo Barchesi per Roma-Siena. Grazie, grazie Massimo Barchesi, torniamo a Rio de Janeiro per Haiti-Italia, Cucchi e Repice. E c'è un attacco da parte di Haiti con il solito Saint che cerca di forza di entrare in area di rigore all'altezza del lato corto, ma viene poi fermato, peraltro è finito a terra anche Bonucci che cercava di marcarlo, subisce falle, per questa ragione il direttore di gara concede il calcio di punizione in favore degli azzurri. Marchetti, che ha sostituito Sirigu tra i pali, è pronto ad effettuare la giocata mentre abbiamo superato il primo minuto di gioco. Il parziale è quello del primo tempo, Italia 1 Haiti 0. A parte Marchetti non ci sono stati per ora altri cambi. No, non ci sono state sostituzioni, ripetiamo, si stanno scaldando De Rossi, Montolivo, Balotelli e del Sharawi, sono alle spalle. Attacca Gilardino, però prova a deludere l'avversario che intanto si riesce in qualche modo a riprendere la posizione. C'è una conclusione poi sulla sinistra da parte dei Diamanti, la palla finisce abbondantemente oltre la traversa, nulla di fatto. No, ripetiamo, si stanno continuando a scaldare De Rossi, Balotelli, Montolivo e del Sharawi. Fino a questo momento però Cesare Prandelli non li ha chiamati a sé. Altra particolarità di questo stadio, adesso magari non è così, ma generalmente le panchine sono sistemate dietro la porta alla nostra sinistra, quella per intenderci dove non c'è la curva, e lì appunto si stanno scaldando i giocatori azzurri. Attacca Giaccherini, Gilardino centrale dal limite, conclude il destro tra le braccia di Montoruil. Buona opportunità per la formazione italiana, questa volta ha funzionato bene il dialogo, si è liberato anche bene facendosi luce al limite dell'area di rigore Gilardino, è mancata la conclusione vincente. È mancata soprattutto in potenza e in precisione, molto centrale, molto debole, Gilardino rimasto un po' perplesso, magari credeva la sua posizione non regolare, ha lasciato proseguire invece il gioco la signora Fernanda Brudo che continua ad operare di fronte alla nostra postazione. Ripetiamo, il tiro del giocatore del Bologna e capitano questa sera della nazionale, troppo debole per il portiere di Haiti, avrebbe tantissimo desiderio, chiedeva Gilardino, di bagnare questa sua prova con la fascia del capitano con un gol. Intanto vediamo in azione Alexander nel cerchio di centrocampo, la palla viene poi spostata sul settore sinistro, ancora indietro, un retropassaggio che viene catturato in questa circostanza dalla Franis, pallone che viene giocato in prossimità della metà campo della formazione haitiana, sulla fascia di destra adesso con Alsenat che sta salendo, pallone sul destro, lo tiene bene, profondità per Sente, il quale però controlla male, questa volta sfugge al suo destro, il pallone finisce direttamente fuori dal campo per la rimessa con le mani che è affidata alla formazione azzurra. È pronto De Sciglio a giocarla, attende di vedere un compagno che si proponga per ricevere il pallone, si avvicina a Diamanti, preferisce una parabola per Gilardino che è molto arretrato, controlla male Gilardino, di fatto regala il pallone all'avversario. Haiti allora si propone all'altezza del cerchio di centrocampo, pallone sulla destra, vediamo avanzare Avesca, pallone toccato da Saint, attaccato alle spalle, riesce a liberarsi della sfera senza perderne il possesso, il tocco di Avesca ancora all'altezza della linea mediana, il tentativo di lui che riesce in qualche modo a servire largo, ma la palla viene intercettata, parte veloce l'attacco della formazione azzurra con Cerci, anche lui viene fronteggiato efficacemente, deve desistere dall'avanzare verso il vertice dell'area di rigore, la palla è fuori, la rimessa laterale è in favore di Haiti e mentre prova l'attacco Saint c'è
l'interdizione efficace di Bonucci, il retropassaggio a vantaggio di Marchetti. Abbiamo raggiunto il quarto minuto di gioco, il parziale sempre di Italia 1 Haiti 0 per la rete siglata nel primo tempo da Giaccherini. C'è anche un problema di condizione atletica per la nazionale italiana che avevamo già denunciato nel corso della partita di qualificazione al Mondiale di Praga. Evidentemente gli azzurri non sono così rapidi, così reattivi, così dinamici all'interno del terreno di gioco, anche rispetto ad avversari inferiori dal punto di vista tecnico, ma che sotto il profilo fisico dicono sicuramente la loro, e questi problemi dovranno essere recuperati nel giro di pochi giorni. Ricordiamo che domenica si gioca una partita importante contro il Messico. Gilardino, palla fuori per Aquilani, arriva dalle retrovie e prova a concludere Maggio, ma la palla finisce in area di rigore innocua. Facile il recupero e il rinvio da parte della formazione di Haiti, che adesso prova ad attaccare. 1-0 per l'Italia. Mentre abbiamo raggiunto il quinto minuto di gioco, torniamo a Roma da Maurizio Ruggeri. Grazie, grazie a Riccardo Cucchi e Francesco Repice. Torniamo al Palatiziano da Massimo Barchesi per i playoff di basket. Bene, torniamo a Rio de Janeiro dai nostri inviati Riccardo Cucchi e Francesco Repice per Haiti Italia di calcio. Haiti in attacco, ancora una volta con Assente. Sentite l'entusiasmo che questo affondo da parte di Haiti sta scatenando. Rimane a terra Assente mentre arriva e crossa in area di rigore pericolosamente Costant. C'è un intervento di Marchetti, la palla finisce al lato, ma c'è stata soprattutto una deviazione in area di rigore sul cross pericoloso e basso da parte di Maggio e successivamente anche di Bonucci, che sostanzialmente hanno chiuso un'azione di Haiti che stava davvero sviluppandosi in modo pericoloso. Nell'azione che aveva iniziato, avviato l'attacco di Haiti, ripetiamo, si è infortunato Saint, che adesso è a terra e viene aiutato dai compagni a rialzarsi. Certo, ha rischiato davvero tanto l'Italia in questa occasione. È un paio di incursioni dalle corsie esterne hanno messo in serio imbarazzo la difesa italiana. Adesso Cesare Prandelli provvederà ai cambi, entreranno Balotelli, Montolivo e Daniele De Rossi, ma c'è un corner in fuori di Haiti. Seguiamolo dunque, la battuta, lo spiovente in area di rigore, il colpo di testa sul fondo di pochissimo da parte del numero 6 Lafranis, se non abbiamo visto male, lui che era entrato nell'area di rigore di Haiti e aveva colpito di testa, vi confermiamo lui l'autore della conclusione, è un difensore centrale, ha colpito mancando di pochissimo il bersaglio, si è alzato praticamente al limite dell'area di porta e ha indirizzato di poco fuori. Era stato lasciato colpevolmente libero da Aquilani e Astori, che avevano sbagliato la marcatura solo, completamente solo nell'area piccola, e per fortuna di Marchetti ha sbagliato l'impatto con il pallone, il giocatore di Haiti ha messo sul fondo. Ecco il cambi di Cesare Prandelli, esce Gilardino, lascerà immaginiamo la fascia di capitano a Daniele De Rossi, esce anche Diamanti ed entra Montolivo, ecco il romanista che subentra all'interno del terreno di gioco, entra anche Giaccherini ed è il momento di Mario Balotelli. E quindi azzurri che adesso si sistemano con il centrocampo, con De Rossi, Montolivo e Candreva, sì, se non andiamo errati dovrebbe essere così, e con Balotelli Diamanti dalla Cerci dalla parte opposta, Aquilani va a far da supporto, vedremo chi dei due giocherà a centrocampo, immagino Aquilani con a sinistra Candreva, e quindi il centrocampo azzurro, Montolivo, De Rossi, Candreva, gli interni sono De Rossi e Candreva, il centrale Montolivo, con Aquilani che giocherà più a supporto degli attaccanti saranno Cerci e Balotelli, quindi si ritorna a una sorta di 4-4-2 anche con un aggiustamento in campo, vedremo come. Abbiamo raggiunto il decimo minuto di gioco, noi ci fermiamo e andiamo a Roma perché crediamo che siano le battute conclusive Siena e Roma. Maurizio Ruggeri. Noi diamo di nuovo la linea a Riccardo Cucchi e Francesco Repice per Italia Haiti di calcio. Undicesimo minuto di gioco, sempre 1-0 per l'Italia. Haiti sta prendendo coraggio ogni minuto di più e attacca ancora sulla fascia di sinistra. Vediamo che il giocatore di Haiti, si tratta di Alexander, si presenta al limite dell'area di rigore. C'è una conclusione da parte di Saint che si è ripreso dopo l'infortunio di qualche minuto fa. Conclusione debole, centrale, che non preoccupa assolutamente Marchetti. C'è stato un cambio anche nella formazione di Haiti. È entrato Yves con la maglia numero 15 al posto di Lafranis, l'autore del colpo di testa che ha in qualche misura consentito ad Haiti di avvicinarsi al pareggio nei confronti della squadra azzurra. Qualche minuto fa l'abbiamo raccontato in diretta, abbiamo detto anche dei cambi azzurri, Montolivo, De Rossi e Balotelli sono subentrati a Gilardino
a Giaccherini e Diamanti. Vedremo se adesso la squadra, ovviamente più pesante sul piano tecnico, riuscirà ad esprimersi meglio, anche se in queste battute iniziali abbiamo soprattutto nel secondo tempo ammirato, per così dire, gli attacchi del generoso, della generosa squadra di Cantero. Haiti che è ancora in possesso della palla e sta cercando di impostare all'altezza della linea mediana. Il retropassaggio per Yves, che ha appena entrato sul terreno di gioco, la palla sulla settore di sinistra, poi ancora lungo l'out sotto la tribuna di fronte alla nostra. Gli azzurri provano ad intercettare il pallone ma non ci riescono, avanzano ancora i giocatori di Haiti con Harold che arriva all'altezza tra tre quarti e poi scarica il pallone sulla fascia di destra, avanza al Senat che punta l'avversario, cerca luce, cerca spazio, riesce a trovare lui che conclude con il sinistro dalla lunga distanza ma non inquadra il bersaglio. La palla è fuori dopo 13 minuti di gioco, Italia 1 Haiti 0, ma anche in questo secondo tempo diciamo azzurri zoppicanti. No, zoppicanti ma molto in ritardo dal punto di vista fisico, sono molto più brillanti i giocatori di Haiti, perdono ogni contrasto gli azzurri, perdono soprattutto ogni tentativo di intercetto del pallone sui tentativi di attacco dei nostri avversari. È un momento complicato dal punto di vista atletico per la nazionale di Cesare Prandelli che adesso effettuerà un altro cambio, è pronto ad entrare sul terreno di gioco Stefano El Shaarawy. Intanto De Rossi non riesce a fermare il pallone che arriva veloce al limite dell'area di rigore, la chiusura effettuata da Story, retropassaggio per Marchetti e poi la palla che finisce fuori. Una rimessa laterale concessa alla formazione di Haiti. Scusa Cucchi, ma andiamo, torniamo al Palatiziano, visto che non manca molto Massimo Marchesi. E allora aspettiamo questo time out, cediamo la linea di nuovo a Rio de Janeiro per tornare sul finale di Roma-Siena di basket. Riccardo Cucchi e Francesco Repice. È il 15° minuto di gioco nella ripresa qui a Rio de Janeiro. Il parziale vede sempre gli azzurri in vantaggio per 1-0 su Haiti, e azzurri che stanno attaccando adesso sul versante destro con Candreva che finisce però a terra. Intervento giudicato regolare dall'arbitro poiché Haiti è entrata in possesso del pallone e continua a manovrare, dobbiamo dire con maggiore continuità rispetto alla formazione italiana. La discesa di Al-Sanat sulla fascia destra è molto veloce, raggiunge il lato corto dell'area di rigore, cross in mezzo, la palla è per Marchetti che la chiama ed esce al limite dell'area di porta afferrandola e anticipando i suoi compagni di squadra ma anche Sen che era arrivato centralmente dei 16 metri italiani. 16 i minuti giocati, Italia 1 Haiti 0, ma continuano ad essere diciamo così poco convincenti gli uomini di Prandelli. La condizione atletica è sicuramente un problema, ma potrebbe rivelarsi un problema irrisolvibile visto che domenica si gioca contro il Messico in Confederations Cup. Eh sì, manca veramente poco al primo match ufficiale della Confederations Cup. Adesso la nazionale italiana è veramente in grave imbarazzo, per quanto sia strano dirlo e raccontarlo. Scusa, di Haiti, ripetiamo, i nostri avversari vincono tutti i duelli. Scusa Francesco, ma dobbiamo tornare da Massimo Barchesi per il finale di basket. Ha vinto Siena 85-76 su Roma, allenatore Maurizio Ruggeri. Dunque la prima va a Siena di questo playoff tra la CEA Roma e la Montepaschi Siena. Adesso possiamo passare definitivamente la linea a Riccardo Cucchi e Francesco Repice per il secondo tempo di Italia Haiti da Rio de Janeiro. Augurandoci naturalmente che gli azzurri comincino a giocare, perché in questo secondo tempo si è visto davvero poco da parte della formazione italiana. Un po' sorprendente questo calo di rendimento, davvero vistoso. Attaccano ancora con Guerrier, la formazione di Haiti è al limite dell'area di rigore, lato corto, ma si chiude la difesa italiana, anzi no, la palla viene recuperata. C'è stato un intervento difensivo sicuramente poco felice da parte degli azzurri che ha concesso a Morris una conclusione dal fondo molto complicata, che però ha costretto Marchetti in angolo. Il momento è sportivamente parlando drammatico per la nazionale italiana. Poc'anzi El Shaarawy appena entrato in campo ha sbagliato un appoggio elementare e Prandelli se l'è prese anche molto con l'attaccante del Milan, facendo anche il cenno col dito sulla tempia: devi starci con la testa, devi giocare al pallone. E insomma è un momento molto particolare perché gli azzurri sono, per quanto ripetiamo sembri strano raccontarlo, completamente alla mercé di Haiti. Non si riesce a giocare al calcio, c'è un problema fisico evidente, ma certo la differenza tra le due squadre è enorme e queste sono figure che Cesare Prandelli
difficilmente accetta. De Sciglio sta scendendo, la palla al limite dell'area di rigore, ha provato a scattare qui l'Ani, strada sbarrata per lui, la palla entra in area di rigore, viene controllata da Montiruil. Certamente sappiamo di una condizione atletica, l'abbiamo detto ripetutamente, che non brilla in questo momento, in questa fase della stagione, dopo un campionato logorante, d'accordo. Non vorrei che gli azzurri avessero pensato che questa trasferta a Rio de Janeiro non rappresentasse poi un grande impegno. Sarebbe un grave errore, perché la Confederations Cup comunque è un banco di prova importante e comunque un confronto con le grandi squadre che sono presenti rappresenterebbe naturalmente per gli azzurri anche un fattore di misura rispetto al loro valore, alla loro qualità, e non si può naturalmente gettare via al vento un'occasione del genere. In tal caso ci penserebbe Cesare Prandelli a richiamare tutti all'ordine. Il discorsetto che ha anticipato il primo allenamento è stato abbastanza chiaro. Candreva va per Maggio, che al limite dell'area di rigore però si vede fermare, la palla viene recuperata, Guerrier per la formazione di Haiti, e poi ancora una serie di fraseggi che mettono in condizione la formazione di Haiti di avanzare con Joseph, che era subentrato qualche istante fa al posto di lui. La palla viene giocata adesso da Guerrier avanza, spazio libero, può mettere un buon pallone al limite dell'area di rigore, c'è poi il tentativo di Sen che non riesce a concludere, la palla arriva direttamente tra le braccia di Marchetti, che l'ha già giocata a favore dei compagni azzurri, che provano adesso a costruire con Aquilani, la palla viene giocata da De Rossi indietro, adesso in possesso della palla ci sono i difensori, il retropassaggio per Marchetti che con i piedi controlla e mette poi fuori, pallone che viene intercettato e giocato dalla formazione azzurra. C'è Bonucci che effettua lo stop, avanza a piccoli passi, avanza verso la linea mediana ma non la raggiunge, apre poi per De Sciglio che mantiene in campo il pallone, Montolivo di prima per Esharawi, lo scatto dell'esterno che salta l'avversario, si porta verso il fondo, cross a basso, intercetta il pallone tuffandosi Montreuil, e la palla viene di nuovo recuperata da Iti, ma forse c'era stato evidentemente un intervento dell'assistente dall'altra parte, la signora Fernando Bruno, che aveva rilevato come la palla fosse uscita prima del cross basso di El Shaarawy. Dunque il rinvio da fondo affidato al portiere di Haiti. Buona questa volta l'azione di El Shaarawy, che ha sfruttato il lancio di Montolivo, di marca milanista, l'azione offensiva degli azzurri. D'altronde si vive sul blocco Milan-Juventus, come ampiamente detto nel corso dei nostri collegamenti, però El Shaarawy ha tardato un attimo al momento della traversone, terreno di gioco molto veloce, un rimbalzo di troppo e sfera che è finita sul fondo. Ripartono gli azzurri con Maggio, la palla viene giocata all'altezza della metà campo azzurra, finisce a terra in questa occasione ma non viene però segnalato dal direttore di gara alcun fallo. Mentre vediamo però adesso l'attacco di Saint, lato corto dell'area di rigore, prova a saltare l'avversario, in due provano a fermarlo, lo agganciano, finisce a terra, potrebbe esserci un calcio di posizione che l'arbitro non concede, norma del vantaggio applicata, poi si chiude la difesa italiana ed evita guai, mentre Balotelli entra in possesso della palla all'altezza della metà campo azzurra. Balotelli prova il dribbling su due avversari, viene fermato, ma l'intervento dell'arbitro fa arrabbiare un po' i giocatori di Haiti. Un intervento sulla palla, dice in modo vistoso Joseph, che è stato fermato dal direttore di gara per aver commesso fallo ai danni di Balotelli. C'è un calcio di punizione per l'Italia che viene eseguito dall'interno della metà campo azzurra, mentre abbiamo raggiunto il 22esimo minuto di gioco e il parziale vede la formazione di Prandelli in vantaggio su Haiti per 1-0. Il tocco da parte di Astori, la palla giocata in avanti per Balotelli, poi entra in azione Candreva, sale dalla fascia, mette in area per Esharawy che è centrale, non riesce ad agganciare il pallone, viene anticipato, la palla esce dall'area di rigore, la insegue comunque Esharawy che ingaggia il duello in questa occasione con Costant, ma vince Costant, la palla è fuori, la rimessa con le mani è in favore della formazione di Haiti, se abbiamo interpretato bene la gestualità dell'arbitro. 23 minuti giocati, Italia 1 Haiti 0, provano qualche fiammata, provano qualche incursione gli azzurri, ma non sono lucidi. E anche l'illuminazione dello stadio San Gennaro non è delle migliori, vedere adesso il campo e adesso che è calata la sera è abbastanza difficile distinguere i giocatori. Avanza Sen, la palla per Maurice, non passa però il suggerimento, il passaggio, pallone che viene intercettato, parte El Shaarawy che è già nella metà campo della formazione di Haiti, tiene la palla bassa per Montolivo nel cerchio di centrocampo, il passaggio successivo è per Maggio sale, cede a Candreva che era largo sulla destra, ancora il passaggio di Candreva per Maggio che effettua il cross, c'era Aquilani che provava a salire, viene però anticipato, la palla non raggiunge il numero 7 azzurro, sono invece i giocatori di Haiti che stanno giocando nella loro metà campo, c'è un buon movimento adesso da parte di Alexander, un lancio per Maurice, l'aggancio, punta l'avversario, si avvicina al limite dell'area di rigore, prova la conclusione, la palla
calciata con potenza da Morris, finisce alta oltre la traversa sfiorando l'incrocio alla sinistra del portiere azzurro Marchetti. Un tiro potente, molto pericoloso, poteva valere anche un gol. È impressionante la facilità con la quale i giocatori di Haiti si portano al tiro adesso e riescano ad evitare gli interventi dei difensori della nostra nazionale. Basta spostare il pallone, accelerare un po' la corsa ed ecco che si spalanca lo specchio della porta per gli attaccanti di Blake Cantero. Insomma, è un momento molto complicato. C'è un'altra sostituzione sempre per Haiti. Esce Saint, diciamo il migliore dal punto di vista tecnico sicuramente della formazione di Blake Cantero, ed entra Jean Philippe, dunque con il numero 10, questo giocatore di Haiti che viene in questo momento preferito a Saint, che peraltro è molto stanco. Applausi del pubblico di Rio de Janeiro per Saint, che abbiamo ricordato e lo ripetiamo ancora, gioca in Francia, non le mani. Anche un giocatore che da quello che si è visto potrebbe militare in una nostra formazione per la rapidità, la forza, la capacità e tecnica. Ha messo a serio rischio la nostra difesa in tutto il periodo in cui è stato impiegato dal suo allenatore. Azzurri che continuano proprio a non trovare il pallone. Tra l'altro appaiono anche disordinati tatticamente, dico, sicuramente c'è un problema di condizione atletica, ma mi pare che anche sul piano della lucidità mentale questa squadra non stia rendendo. Diamo tutte le attenuanti del caso, ma effettivamente quello che si sta vedendo stasera non è bello, non è assolutamente bello. Montolivo, il lancio è per Balotelli ed è preciso, area di rigore, Balotelli attende il rimbalzo, prova poi a crossare per Sharawi che stava salendo ma viene contrastato, la palla finisce fuori. Applauso comunque di Balotelli nei confronti di Montolivo perché il passaggio era buono. È già un paio di lanci di Montolivo illuminanti per i propri compagni di squadra nel club come in nazionale. Il primo era per il Sharawi, il secondo questo che hai raccontato in diretta per Mario Balotelli. Adesso entrerà Claudio Marchisio, vedremo al posto di chi. Candreve è pronto ad eseguire il calcio d'angolo in favore degli azzurri, viene eseguito sotto la tribuna di fronte alla nostra tribuna, sulla quale intanto vediamo però il calcio d'angolo battuto, liscia il pallone a Story che poi lo va a cercare ancora ma commette fallo. Dicevamo, sulla copertura della tribuna di fronte a noi c'è l'illuminazione, diciamo pure un po' scarsa, sì, dello stadio del Vasco da Gama. Sì, non un po', diciamo assolutamente scarsa, perché se fosse notte piena non so cosa si riuscirebbe a vedere, sinceramente. Intanto vediamo l'ingresso di Marchisio che avevamo annunciato in precedenza, mentre abbiamo raggiunto il 26esimo minuto di gioco. Il parziale vede ancora la formazione italiana in vantaggio per 1-0. Esce Aquilani che ha espresso, diciamo così, si è espresso nel ruolo di regista, un pochino giocando come in genere Pirlo. Gioca Pirlo. Esatto, ha provato a ricoprire quel ruolo Aquilani, diciamo che le cose stasera per lui non sono andate bene, ma non sono andate bene per tutta la squadra azzurra. Intanto una notazione statistica, il gol di Giaccherini, sul quale per ora si fonda il successo azzurro di misura per 1-0 su Haiti dopo 18 secondi, è il gol più veloce della storia azzurra. Il record, forse qualcuno lo ricorderà, apparteneva a Bagni. Ma c'è Balotelli che attacca all'altezza della linea di fondo, supera l'avversario, prova a giocare in mezzo, Sharawi, il tiro, è un piatto che poi viene ribadito in rete per il 2-0 della formazione italiana ad opera di Marchisio. Appena entrato, la rete di Marchisio. Ha fatto tutto molto bene Balotelli. Sì, sarà un caso, ma entra in campo Balotelli e l'Italia raddoppia. Molto caparbio il centravanti del Milan a giocare il pallone all'altezza della linea di fondo, poi molto generoso a cederlo al proprio compagno di squadra El Shaarawy. La conclusione di prima intenzione con il piatto, respinta corta dal portiere di Haiti, lì nei pressi c'era Marchisio. Per lui è stato veramente un gioco da ragazzi, praticamente al primo pallone giocato, una volta subentrato all'interno del terreno di gioco al posto di Aquilani, metterlo in porta per la rete del 2-0. Sì, Balotelli dal fondo ha crossato bene, Sharawi ha battuto, si è opposto con bravura a Montruil, nulla ha potuto sul tocco ravvicinato di Marchisio dopo la sua respinta. Tornando al gol più veloce della storia, quello di Giaccherini per quanto riguarda gli azzurri, dopo 18 secondi, ricordavamo il record di Bagni, 21 secondi in Italia-Messico che finì 5-0 per il primo gol della formazione italiana. Si giocò nell'84 a Roma, e questo per gli amanti della statistica. Sì, diciamo che è importante, sicuramente noi all'inizio di partita eravamo più intenti a raccontarvi quello che succedeva sulla terreno di gioco e questa rete che aveva lasciato un po' perplessi i difensori haitiani. Per la verità ha lasciato perplessi anche noi, visto che poi per il proseguire dei minuti Haiti sicuramente ha dimostrato di poter valere il confronto, diciamo così, soprattutto per le mancanze, le lacune espresse dalla formazione azzurra questa sera. Ci avviciniamo alla mezz'ora, 28 minuti giocati, il 2-0 di Marchisio, mentre attacca Haiti e si presenta alla conclusione dalla lunghissima distanza con un tiro che finisce però molto lontano dal palo destro della porta difesa da Marchetti. 2-0, Giaccherini dopo 20 secondi nel primo tempo e poi Marchisio un minuto
quanto fa al 27esimo. A beneficio di coloro i quali fossero all'ascolto di questa radiocronaca, dobbiamo dire anche che col passare dei minuti il pubblico è aumentato. Questo a testimonianza del fatto che, insomma, quando poi si aprono le porte degli stadi nel quartiere di San Cristovao, una partita di calcio è sempre una grande attrazione. Non c'è il minimo dubbio, è un pubblico che adesso è un pochino più numeroso, anche se sono molti naturalmente i settori soprattutto della curva, l'unica curva presente in questo stadio, vuoti. Intanto El Shaarawy è servito, avanza dopo aver stoppato il pallone, controlla con il destro, si ferma, appoggia indietro per Montolivo. Montolivo scaraventa sul versante più alto del campo, vediamo il controllo di Candreva, Candreva che tiene la palla bassa, Marchisio indietro per Balotelli fuori area di rigore, arriva De Rossi dalle retrovie, cambia sul settore sinistro, serve De Sciglio, De Sciglio punta l'uomo, poi El Shaarawy, non si chiude l'1-2, ma El Shaarawy dopo un rimpallo è comunque ancora in possesso della palla, il suggerimento indietro è per Montolivo, Montolivo nel cerchio di centrocampo per Bonucci che di nuovo chiama in azione De Sciglio, il controllo di De Sciglio con il destro, il passaggio indietro per Montolivo, il retropassaggio successivo per Astori, Astori nella metà campo italiana, dialoga con Bonucci, Bonucci è attaccato, si libera subito della palla, vediamo Candreva lungo l'out di destra, si gira, si dirige verso l'area di rigore, poi centra per El Shaarawy, pallone troppo profondo direttamente nell'area di porta dove è Monteruil a raggiungere il pallone, a giocarlo con i piedi, naturalmente a favore dei suoi compagni di squadra. 30 minuti in questo momento, Italia 2 Haiti 0. Più vitale l'attacco azzurro in questa seconda parte della partita, con Balotelli e El Shaarawy a tenere alto il pallone nella metà campo di Haiti, ma certo è che ancora i collegamenti, ripetiamo, tra i reparti non sembrano quelli adatti al 4-3-3, bisognerà lavorare molto anche sotto questo profilo. Intanto c'è un retropassaggio che impegna Monteruil in un rinvio sbilenco, la palla finisce fuori dal campo, mentre vediamo si sta preparando un altro cambio nella formazione di Haiti, entra con la maglia numero 20 Scarrell, esce Harold. Beh, è chiaro che adesso l'allenatore di Haiti, il coach di Haiti, prova a dar gloria, a dare il piacere di questo confronto con la nazionale italiana a tutti i suoi ragazzi che, dobbiamo dire, stasera non hanno demeritato tutt'altro. No, indubbiamente è una squadra che, ricordiamo ancora, sta cercando di ritrovarsi, una rifondazione, quella che sta vivendo Haiti naturalmente, ma dobbiamo dire che questa sera hanno giocato un amichevole con grande impegno. Italia che attacca verso il fondo, cross basso per El Shaarawy, l'intervento di Montreal che mette la palla lontana, liberando così la propria area di porta. 31esimo, ci sarà la rimessa laterale in favore dell'Italia, un'Italia che è in vantaggio per la formazione, sulla formazione di Haiti per 2-0. Un corner corto, no, una semplice rimessa laterale che viene effettuata proprio in prossimità della bandierina, quella che viene assegnata agli azzurri e che viene eseguita da Maggio. Maggio, il dialogo nello spazio strettissimo non si chiude, la palla finisce fuori dal campo e questa volta ci sarà un rinvio in favore della formazione di Haiti. Prandelli, diciamo, non si è stancato per tutta la partita, è stato costantemente in piedi al limite della propria area tecnica, non si è mai stancato di dare indicazioni, suggerimenti, di gridare qualcosa comunque ai ragazzi che sono in campo. Prandelli ha fiutato il pericolo della figuraccia a un certo momento, ad inizio ripresa sembrava veramente che i nostri fossero in balia degli avversari, evidentemente li ha scossi anche con le sue urla, ha effettuato dei cambi. Siamo arrivati a questo gol del 2-0 che per il momento ci evita, sotto il profilo del risultato, una brutta figura. Diciamo che queste amichevoli, tra l'altro lo ricordiamo ancora una volta, questa in particolare ha anche uno scopo benefico a favore delle popolazioni di Haiti colpite dal sisma del 2010, ricordiamo il numero verde che potrete comporre se vorrete naturalmente partecipare anche voi a questo gesto di solidarietà, 800 111 666. Dobbiamo dire, queste partite, mentre c'è El Shaarawy al limite dell'area di rigore, il suo suggerimento coglie Marchisio però in fuorigioco e la palla viene di nuovo riconsegnata ad Haiti. Dicevamo, nascondono molti rischi perché è evidente che affrontare una formazione di basso profilo per quanto riguarda il ranking FIFA può apparire sulla carta, come dire, una facilitazione per la formazione che affronta queste squadre, ma poi però è l'obbligo di vincere e anche giocare bene, e se non ci riesci evidentemente sono soltanto guai. Mamma mia, adesso gran numero da parte di Morris, mi pare, lato corto dell'area di rigore. Si accentra nuovamente, chiama in azione i compagni che seguivano le sue spalle. Adesso la palla gira all'altezza dei 40 metri. Gli azzurri non riescono a fermare l'attacco di Haiti. Conclusione da fuori area di rigore. Ed è stata firmata da
al Senat, un corsore di destra che ha prodotto davvero grandi galoppate sulla sua fascia, adesso ha cercato la conclusione, palla deviata sul fondo e calcio d'angolo per Haiti. Un applauso sicuramente a questa squadra, a questo allenatore. Stasera hanno dimostrato, nonostante tutti i discorsi che abbiamo fatto, di essere comunque una squadra di calcio. Voglio dire, questi non sono 11 ragazzi mandati allo sbaraglio a giocare al pallone, questa è una squadra che si allena evidentemente in maniera molto seria sotto il profilo fisico, quello atletico e quello tecnico. Non c'è dubbio. Calcio d'angolo per Haiti, area di rigore affollata di azzurri, tre le maglie rosse di Haiti che vanno a mescolarsi nel gruppo del colore azzurro. Intanto esce Marchetti sulla parabola innocua e dunque poi afferra il pallone e lo gioca, anzi attende qualche minuto che i compagni si allontanino, sta per giocarlo, lo fa adesso a favore di Astori con le mani. Astori in avanti per De Sciglio, De Sciglio si avvicina alla linea mediana, pallone controllato con il destro, si ferma De Sciglio, prova a servire riuscendovi Candreva che si è spostato a sinistra, punta verso il vertice, poi effettua il cross per Balotelli, poi El Shaarawy entra in azione dal fondo, prova a girare proprio per Balotelli, viene contrastato efficacemente, guadagna il calcio d'angolo la squadra di Prandelli, mentre abbiamo raggiunto il 34esimo, il parziale, lo ricordiamo a beneficio di chi si ponesse soltanto adesso in ascolto, è di 2-0 per l'Italia su Haiti nella gara amichevole di Rio de Janeiro. Interventi a dir poco veementi dei difensori, decisi dei difensori di Haiti, anche questa volta su El Shaarawy, pallone che danzava sulla linea di fondo, è arrivato un difensore di Haiti, ha scaraventato con tutta la forza di cui è capace il pallone lontano praticamente in tribuna. Però sono corretti. Sì, no. Zero falli. Sì, zero falli fino a questo momento, zero ammoniti. Ancora la palla in area di rigore di Haiti, viene allontanata dai centrali, raccolta da Montolivo, Montolivo che appoggia sulla fascia di destra, vediamo salire dunque gli azzurri in quella corsia, la palla che viene girata poi all'altezza della tre quarti, colpo con il petto nell'occasione di Astori che è rimasto alto per Balotelli che si incuria tra tre avversari, alla meglio cambia per El Shaarawy che si è sovrapposto sulla destra, El Shaarawy che viene però fermato e poi il rinvio di Haiti che finisce fuori, peraltro crediamo pallone deviato dal Shaarawy e rimessa con le mani in favore della formazione allenata da Blake Cantero. Dicevamo, sì, grande stanza fisica, grande energia agonistica, ma grande correttezza. Grande correttezza e anche qualcosina di buono dal punto di vista tecnico. Nel frattempo informiamo i nostri ascoltatori che si gioca quasi al buio. Sì, in effetti è vero, la luce è davvero molto molto scarsa, fioca. Naturalmente sarà problema per molte telecamere, quelle italiane in particolare, noi cerchiamo di vedere quel che possiamo. Certo. Intanto, è così. Intanto vediamo gli azzurri neutralizzare il contrattacco di Haiti, De Rossi avanza, De Rossi alla testa della tre quarti in area di rigore, arriva El Shaarawy e manca la rete, ha controllato con il petto ma si è allontanato il pallone sull'uscita del portiere, avrebbe potuto concludere diciamo comodamente, non l'ha fatto. A metà strada tra un controllo e un tiro, evidentemente El Shaarawy si è reso conto all'ultimo momento che il pallone non avrebbe essere potuto portato all'esterno una volta superato il portiere di Haiti e quindi si è accontentato tra virgolette della conclusione che era partita dal proprio petto, il problema è che il pallone poi ha sfiorato il palo e per dire che il momento particolare che sta vivendo El Shaarawy, questo ragazzo ha giocato un girone andata con il Milan splendido, poi nella seconda parte del campionato è andato via via calando e si è arrabbiato moltissimo con se stesso, ha preso a calcio i tabelloni pubblicitari. C'è un'altra sostituzione per Haiti che per il momento non viene segnalata dal tabellone luminoso che sovrasta la zona del campo alla nostra sinistra, ci sono comunque grandi applausi per chi esce, Julien, e per chi entra, vale a dire Jérôme. Ed ecco Jérôme entrare sul terreno di gioco, Jérôme, ripetiamo, al posto di Avescano, l'abbiamo chiamato così, in realtà vediamo che sul tabellone compare il nome Julien, evidentemente è un'abitudine usare il nome di battesimo, esatto, non sulla maglia, cognome. Esatto. Intanto Haiti in possesso della palla, il retropassaggio, adesso in azione c'è Guerrier, il quale elude il tentativo di pressing azzurro accentrandosi a pochi metri dalla propria area di rigore, poi scaraventa in avanti, il colpo di testa di Bonucci che anticipa Morris, la palla viene giocata dagli azzurri e da De Rossi in particolare, caparbio il suo tentativo che ha successo, poi però il suggerimento di Marchisio per Balotelli è sbagliato, Balotelli insegue la palla anche nell'area di rigore di Haiti costringendo, mettendo sotto pressione il portiere di Haiti, Montreal preoccupato dalla vicinanza di Balotelli, calcia male, mette fuori, rimessa con le mani di De Sciglio, De Rossi, siamo sulla tre quarti della ovviamente metà campo di Haiti, il lancio di De Rossi, la palla giocata da Marchisio, si gira, trova un compagno in Montolivo, Montolivo largo per la discesa di Maggio,
Maggio però controlla male, anzi non aggancia il pallone che sfugge al suo destro e finisce fuori dal campo. Rimessa con le mani in favore di Haiti, mentre abbiamo raggiunto il 38esimo minuto di gioco. Ci avviciniamo cioè alla conclusione di questa gara amichevole che vede l'Italia in vantaggio per 2-0 sulla formazione di Haiti. E poco fa Buffon è uscito dalla panchina per bloccare il pallone e rimetterlo immediatamente a disposizione dei compagni di squadra che dovevano operare la rimessa in gioco. Grandi applausi della folla del San Januario. Attacca attacco di Haiti, limite dell'area di rigore. Astori va a prendere l'avversario. Calcio di rigore, calcio di rigore. Intervento deciso e irregolare da parte di Astori sull'uomo che era penetrato in area, e naturalmente l'arbitro che era lì a due passi non ha esitato a segnalare l'irregolarità e ad assegnare calcio di rigore. Jean-Philippe è stato contrastato, no, anzi Maurice contrastato fallosamente. Maurice il numero 11 che ha dimostrato, come dobbiamo dire, buone qualità e soprattutto una grande veemenza agonistica, e adesso c'è il calcio di rigore in favore di Haiti, mentre abbiamo raggiunto il 39esimo minuto di gioco. Il parziale è di 2-0 in favore dell'Italia. Anche qui sono apparsi evidenti i limiti atletici della squadra italiana. Astori puntato nell'uno contro uno ha avuto nettamente la peggio sull'avversario, non ha potuto far altro che stenderlo, giusto il calcio di rigore. E allora vediamo Marchetti che prova a neutralizzare la conclusione, non ci riesce. Di Maris che porta Haiti sul 2-1. 2-1, la rete è stata realizzata, crediamo, da Scarell. Sì, crediamo anche noi, almeno la capigliatura ci sembra quella, l'oscurità e i numeri rossi su maglia rossa ci impediscono di evidenziare, comunque di indovinare i giocatori haitiani che sono all'interno del terreno di gioco. È stato un piatto destro verso il palo alla sinistra di Marchetti, che nonostante avesse battezzato l'angolo giusto non è riuscito a mezza altezza ad intercettare la conclusione dell'attaccante di Cantero, che è rimasto impassibile, contrariamente a quanto ha fatto il resto della panchina e a quanto hanno fatto i tifosi in San Januario, che hanno esultato moltissimo alla realizzazione della formazione haitiana. E confermiamo Scarella, autore del calcio di rigore, l'uomo che era entrato qualche istante fa, dobbiamo dire, sul terreno di gioco. Dunque Scarella porta Haiti sul 2-1, vantaggio naturalmente italiano, ma è importante questo gol di Haiti. Ne ha segnato uno contro la Spagna dell'amichevole di tre giorni fa, Spagna campione del mondo e campione d'Europa, e adesso anche con i vice campioni d'Europa Haiti va in gol, sia pure su rigore, ma rigore nettissimo. Sì, potrebbe quindi ribadirsi il medesimo risultato, salvo su sorprese dell'ultimo momento conseguito contro la Spagna per la nazionale di Haiti, una sconfitta a dir poco onorevole per 2-1 contro formazioni assai più quotate dal punto di vista tecnico. È una partita sulla quale però si dovrà ragionare molto. Eshalawi, lato corto dell'area di rigore, Eshalawi chiuso da due avversari, appoggia all'esterno per Montolivo, Montolivo per De Rossi all'altezza dei 40 metri centrali, viene colpito da un pestone abbastanza doloroso De Rossi in questa occasione ed è ammonito il giocatore che ha commesso l'irregolarità. Si tratta esattamente di Joseph, dobbiamo dire il primo fallo vistoso, segnaliamo da parte di Haiti, abbiamo detto molta correttezza in campo, ma in questa occasione il pestone è stato doloroso e direi molto evidente. Sì, diciamo che adesso magari i giocatori di Haiti intravedono anche la possibilità di strappare il risultato clamoroso che li farebbe festeggiare in patria per chissà quante settimane, e quindi magari entro in maniera un po' più decisa sui portatori di palla azzurri. Certo, non devono esagerare, che stavolta il pestone è stato evidente, e giusta anche la munizione del direttore di gara. Batte Montolivo, punto di battuta distante almeno una trentina di metri dalla porta di Montreuil. È pronto Montolivo, la sua apertura non è una conclusione in porta, è per De Sciglio, il Sharawi, De Sciglio, lato corto dell'area di rigore, salta l'avversario ma si allunga troppo la palla e dunque non può poi più raggiungerla. Contrattacco da parte di Haiti, va Montolivo a prendere l'uomo che era scattato, si trattava di Jean-Philippe. Haiti continua a manovrare pallone nel cerchio di centrocampo, gli azzurri ripiegano nella loro metà campo, mentre Haiti adesso varca la linea centrale e porta avanti il pallone con Alexander, pallone che viene giocato all'altezza del lato corto dell'area con Jean-Philippe che prova a girarsi all'altezza del lato corto, due su di lui, anche Sharawi ripiega naturalmente a proteggere il vantaggio esiguo della formazione italiana. Buono il lavoro di Jean-Philippe, la palla sta per essere crossata, Jean-Philippe riceve e con il sinistro centra, colpo di testa che viene neutralizzato con il corpo da Bonucci, colpo di testa all'altezza del vertice dell'area di porta, ripeto, neutralizzato da Bonucci, ma davvero l'Italia sta rischiando troppo. Sì, adesso la panchina di Haiti esulta, stanno chiamando i giocatori haitiani, tutta la tribuna del San Januario a tifare per la loro squadra. Vediamo giocatori in panchina con dirigenti che sventolano bandierine, sta maturando veramente una prestazione importante per questa nazionale, accreditata praticamente zero contro gli azzurri di Cesare Prandelli, e tuttavia poc'anzi abbiamo assistito a un dialogo reiterato nei pressi
all'area di rigore della squadra, quattro volte campione del mondo, con tocchi, finte, tentativi di dribbling riusciti, gli olè scanditi dal pubblico. Non è un bel momento, credeteci, per la nazionale italiana stasera. Vi forniamo un dettaglio del, evidentemente, dell'entusiasmo e del modo con il quale è stata affrontata questa partita della squadra dei team. In panchina, l'abbiamo scorto adesso, c'è un giocatore che è in panchina con un braccio ingessato. Eh sì, non voleva mancare assolutamente. Scommetto che se la FIFA gli concedesse la possibilità entrerebbe anche in campo. Non c'è il minimo dubbio. Ancora la difesa italiana alle prese con un attacco di Haiti che vuole il calcio d'angolo sull'intervento di Bonucci. Ragione per la non verità. Viene concesso in realtà. C'è una protesta abbastanza vibrante da parte del giocatore che vorrebbe addirittura lasciare il campo in questa occasione. È arrabbiato perché il tocco di Bonucci a suo giudizio valeva il calcio d'angolo. Calcio d'angolo che non viene concesso. E si arrabbia moltissimo in questa occasione Maurice. Pensate quanta animosità, quanta voglia che ha Haiti di raggiungere il sogno di un pareggio contro l'Italia. Tra l'altro aveva ragione Maurice, questo era calcio d'angolo netto. 44 minuti giocati, 2-1 il parziale per l'Italia. Sbaglia lo stop Balotelli nella metà campo della formazione di Haiti. Balotelli un po' svogliato, anche se dobbiamo dire merito suo, sì, in occasione della seconda rete, quella siglata da Marchisio. Attacca Haiti. Seconda rete importante, perché se non si fosse realizzata evidentemente saremmo sull'1-1 in questo momento, dopo il calcio di rigore trasformato da Squarella. Attacca ancora Haiti, Italia che ha desistito ormai dal giocarsi questa partita e attende soltanto il fischio finale da parte dell'arbitro. Vediamo Marchisio, sta inseguendo il portatore di palla avversario nel cerchio di centrocampo. Il pubblico di Rio de Janeiro sta parteggiando apertamente ormai per Haiti. Al centro dell'area di rigore c'è Jean-Philippe, non parte il cross, arriva adesso la palla che viene però allontanata da Bonucci. Nel cerchio di centrocampo c'è il solo Balotelli, tutta la formazione di Prandelli è raccolta nella sua metà campo e questo dice molto naturalmente della preoccupazione che sta in questo momento alimentando il finale di gara della formazione di Prandelli, mentre Haiti sta disimpegnando, diciamo, nella propria metà campo. 45 in questo momento i minuti giocati, tra poco vedremo quale sarà l'entità del recupero. Italia 2 Haiti 1. Si alzerà la lavagna luminosa, almeno quella del quarto uomo qui nelle tenebre dello stadio San Gennaro, anzi del quarto ufficiale di gara, perché è una signora. 2 minuti di recupero, speriamo che finisca presto, perché veramente si sta rasentando un po' l'umiliazione. Ormai l'Italia, ormai la nazionale ha deciso di non giocare più, sta semplicemente cercando che di far trascorrere i minuti, limitando per quel che è possibile i pericoli. Sì, i pericoli, ma anche questi dribbling irridenti a giocatori che insomma militano in formazioni come Juventus, Milan, che giocano la Champions League, che sono sulle pagine di tutti i giornali quotidianamente. Non sono un bello spot stasera per il calcio italiano, è un brutto momento. Assolutamente, speriamo naturalmente che questa brutta partita non sia preludio di delusioni in Confederations Cup. Ricorderete, nel 2009 non andò benissimo e poi sappiamo anche come finì quel mondiale, quello del 2010. Ancora Haiti in possesso della palla, c'è un retropassaggio, vediamo in azione Guerrier che controlla la sfera, la scambia con Yves, c'è un lungo lancio, lo scatto di Jean-Philippe, velocissimo, controlla con il petto, tiro a rete, il pareggio di Haiti, incredibile. Naturalmente si sfila la maglia l'attaccante della formazione di Haiti, che raggiunge al 46esimo il gol del pari, ed è un pari clamoroso per clamoroso Haiti. E meritatissimo, però dobbiamo dirlo. Allora, per raccontarvi quello che è successo in campo e poi vi racconteremo anche quello che sta succedendo in panchina, il duello contro Jean-Philippe e Bonucci era quello tra la moto di Valentino Rossi e una tartaruga. Bonucci è rimasto praticamente sui blocchi, non è riuscito assolutamente a opporsi alla velocità dell'avversario, che è arrivato in area di rigore a pochi metri da Marchetti, non ha fatto altro che aspettare che il pallone gli cadesse sul piede sinistro e poi la sinistra con un diagonale imprendibile ha fulminato l'impolpevole Marchetti. Ma vi ripetiamo, sembrava di assistere a un duello tra una tartaruga e una moto da Gran Premio GP. Insomma, questa è quello che abbiamo visto, questo è quello che vi dobbiamo raccontare. È un match sul cui riflettere per tanti, tantissimi motivi, anche su certi atteggiamenti dei nostri giocatori nel nostro campionato, del nostro paese, che francamente poi in queste ribalte, che sono comunque internazionali, finiscono per avere un significato molto molto negativo. Ora crediamo sia finita la partita, così è finita, è finita. Molto preoccupato, molto deluso Prandelli in panchina, e a questo punto la rete di Jean-Philippe al 46esimo minuto di gioco, che sancisce un risultato storico per Haiti, 2-2. Beh, Jean-Philippe diventerà sicuramente più celebre di Emmanuel Sanon, l'uomo che ricorderete nel 74 portò in vantaggio Haiti contro l'Italia, una gara che poi però l'Italia rovesciò a suo favore per 3-1. Certamente
Gianfilippo diventa un eroe nazionale. E beh, da quello che si è visto qui in panchina dai rappresentanti della squadra haitiana, dai dirigenti, sicuramente nell'isola caraibica adesso si starà facendo grandissima festa. Haiti è un'isola appunto che confina con Santo Domingo, per dirvi piccolissime cose di quel paese meraviglioso e sfortunato. E figuratevi che un lavoratore di Haiti, quando riesce a passare il confine, viene pagato $1 ad ogni quintale di canna da zucchero raccolta con il macete a Santo Domingo, quindi dai proprietari terrieri dominicani. E questo per dirvi le condizioni in cui vive il paese. E credo che questo pareggio, questo risultato meraviglioso che hanno raggiunto questa sera i ragazzi haitiani, i ragazzi di Port-au-Prince, sia in qualche modo ben augurante per le sorti dell'isola. Lo accogliamo anche noi con soddisfazione e con un applauso, perché poi tra l'altro sul campo, ripetiamo, si tratta di un pareggio assolutamente meritato. Ad Haiti ci suggerisce Massimiliano Savino, che ha qualche esperienza evidentemente di viaggi internazionali, conoscono a memoria i nomi dei nostri calciatori. Ringraziamo dunque i nostri tecnici Stefano Capogna e Massimiliano Savino. Escono tra gli applausi del pubblico dello stadio São Januário, stadio storico del Vasco da Gama, i giocatori di Haiti che sventolano in campo la loro bandiera rosso e blu. Era una gara di beneficenza a favore anche delle popolazioni di Haiti. Bene, siamo contenti per Haiti, per questo pareggio 2-2. Siamo molto preoccupati per la squadra italiana, che ricordiamo domenica esordirà contro il Messico in Confederations Cup, e mi pare che la condizione atletica e mentale non sia in questo momento quella giusta per affrontare un torneo così importante. Grazie a Francesco Repic, da Riccardo Cucchi l'augurio di una buona serata. Rimanete su Radio 1, perché adesso con Maurizio Ruggeri torneremo a parlare ancora di Italia-Haiti. Buonanotte a tutti, in linea Roma.